Signore e signori, buonasera. In diretta dalla Galleria Orlando va in onda una trasmissione dedicata all'arte moderna e contemporanea, un'idea per una collezione e investimenti. Signore e signori, una buona sera a voi ritrovati e un saluto affettuoso a tutti voi affettuoso perché mai come oggi davvero ho capito quanto fosse importante lavorare intensamente a quello che è la cura del cliente, cosa che per me è fondamentale. Poi da quando c'è stata questa incredibile e straordinaria Orlando Revolution, una rivoluzione pesante, eh, faticosa, ma che ha portato Decisamente i frutti su quello che ho capito, perché poi non è che puoi capire sempre tutto subito, no? Ci sono delle cose che eh, solo vivendole, le capisci di prima persona. E quello che ho capito innanzitutto è proprio quello che è fondamentale nel curare voi, curarvi dal punto di vista di attenzione, di, di qualunque cosa possiate eh, avere bisogno e necessità legato all'opera d'arte, perché come, come sappiamo benissimo, le opere d'arte ci riempiono la vita ed è qualcosa di straordinario come, come davvero ci fanno vivere meglio. Io l'ho sempre detto, beh, io sono di parte, direte voi. No, non è vero. Eh, sì, certo, io sono di parte, ma è una, una mia condizione proprio unica quella di convivere con le opere d'arte. Sempre quando entro in casa, eh, entro in casa e vedo i miei quadri, mi, mi illuminano, mi, mi danno, mi parlano anche talvolta. Ma no, va bene così, è giusto che sia così. Poi c'è chi invece arreda la casa pensando a intonare il quadro con il colore del cuscino. Vabbè, però io rispetto tutti, per carità. Oppure c'è chi invece guarda troppa televisione e guarda solo televisione, la allora si fa magari ammaliare da qualche televenditore che ovviamente cerca di venderti chissà quale castello inventato, arrampicato, chissà dove, come ho già spiegato. L'unico modo per salvarsi dalla televisione, perché la televisione io la conosco molto bene, tra poco festeggerò i miei 38 anni di, di dirette di televisive, chissà ogni sera con voi abbiamo sempre fatto tardi insieme d'estate, eh? d'inverno, di notte, mentre tanti di voi che mi incontrano mi dicono: io mi sono laureato studiando mentre ascoltavo te. Oppure dice Orlando, guarda come mi fai addormentare tu. Non mi addor e questo non è carino, però non è, non è gentile. Però ci sono con la tua voce, la tua voce è così calda che mi fa addormentare bene. Insomma, sono un po' soporifero. Diciamo, vabbè, accetto anche questo. L'importante è dare a voi ogni sera qualcosa di meraviglioso e soprattutto costruire ogni sera un set importante. Importante come stasera, credo, non mai visto l'ultima notizia, l'ultimo comunicato stampa di ieri l'altro, in cui si accennava alla partecipazione straordinaria di lui alla 60 Biennale di Venezia. Un momento straordinario di quello che aspettiamo tutti noi, ovviamente la Galleria Orlando sarà presente a questo evento, non possiamo mancare, lo aspettiamo da due anni e ogni Biennale siamo sempre stati presenti. Con la famosissima Orlando Art Cruise. Quest'anno eh, faremo qualcosa in più perché saremo presenti proprio in pianta stabile, in biennale, per far sì che possiamo documentare a voi quelli che sono i grandi eventi. Per chi non lo sapesse, la Biennale di Venezia è l'evento legato all'arte moderna e contemporanea eh, tra le più straordinarie, tra le più importanti italiane in tutto il mondo. Ci sono, in Italia, sapete, ci sono tante fiere d'arte moderna, eh, ogni città italiana fa la sua fiera d'arte moderna, o quasi tutte, ma la Biennale di Venezia è l'evento più atteso e lui ci sarà. Ecco perché questa sera abbiamo tirato fuori dai cavò delle Gallerie Orlando qualcosa di molto prezioso, molto prezioso perché parliamo di un artista per il quale non ha assolutamente senso in questo periodo, in questi giorni, proporlo, perché questi sono quali da tenere via, tenere da parte, visto questo grande clamore che ha sempre suscitato. Ho raccontato la storia di lui eh, in altre occasioni, se vi ricordate bene, eh, beh, esattamente otto anni fa, due, quattro, sei, otto, sì, eh, quindi parliamo della 55 Biennale. Dieci anni fa, mamma mia, 55 biennale di Venezia, adesso è la 60 eh, in cui per la prima volta questo giovane artista, all'epoca aveva 40 anni, quindi un ragazzino, per chi non lo sapesse, eh, un artista a 40 anni è appena nato, è un bambino, ancora senti i bagiti, no? Bene, ma la cosa straordinaria è che questo artista. All'età di 40 anni è riuscito ad attrarre l'attenzione mondiale alla Biennale di Venezia grazie all'amore e all'innamoramento straordinario di uno dei più controversi e incredibili artisti a livello mondiale che si chiama Mark Quinn. Mark Quinn è l'artista che si innamora di questo giovane artista italiano e vede... Alcune opere esposte alla 55 Biennale di Venezia, dove noi eravamo presenti, e decide di portarsi con sé questo artista. Lo porta con sé e lo porta a Londra, ma qui vive a Londra. Lo porta a Londra e da lì cerca di capire un po' come tutti gli artisti che vogliono arrivare, carpire e capire: tutti gli artisti importanti che oggi costano cifre importanti hanno tutti attinto da qualcuno, ce n'è solo uno. Che non ha attinto da nessuno e si chiama Pablo Picasso. Per il resto, Pablo Picasso è l'uomo che sicuramente ha inventato tutto quello che c'era da inventare in pittura, ma solo lui. Per il resto, tutti gli artisti hanno sempre attinto da tutti, ma tutti proprio, ve lo posso assicurare. Eh? Infatti, più di una volta vi ho detto. Non andate mai a vedere una mostra di Picasso, non fatelo, perché se lo fate comincerete a mettere in dubbio un po' il talento di molti artisti che vi piacciono. Oppure non aprite mai un libro di Picasso, perché se lo fate vi accorgerete di quanti artisti hanno attinto o, tra virgolette, copiato Picasso. Allora chi è l'artista che vince? L'artista che vince è colui che parla e che comunica qualcosa di meravigliosamente diverso da altri e che tecnicamente è diverso da altri ed è inimitabile. Ecco perché Mark Quinn si innamora di questo artista. Parliamo del grande, immenso Fabio Capitanio, artista italiano, ormai di livello più che internazionale, e che quando uh, due giorni fa è arrivata questa... Uh, un fisso stampa della, dello studio di Capitanio a Londra, perché adesso vive a Londra da molti anni, e in cui c'era la partecipazione straordinaria in biennale a Venezia. Abbiamo capito quanto fosse importante, da livello commerciale, sicuramente tenerli da parte e aspettare la conclusione. Della, sapete che la biennale dura sei mesi fino a novembre, eh, da, da adesso fino a ad aprile fino a, a novembre, e, eh, e per tenerli da parte e aspettare l'esito della Biennale e questo è evidente no? perché poi i quadri che oggi già si vendono a prezzi importanti eh, poi eh, dopo la Biennale chiaramente costano 10 volte di più perché la risonanza è mondiale ma allora veniamo a noi è importante capire perché un genio come Mark Quinn questo artista i cui dipinti valgono milioni decine di milioni no valgono si vendono a decine di milioni di dollari o di euro si innamora di questo artista beh io penso nella vostra, nel vostro girovagare nei canali televisivi, guardando televendite, guardando altre persone, vi sarà capitato sicuramente di vedere un presentatore televisivo o televenditore, perché sono due razze diverse. Io le conosco entrambi perché nella mia vita ho fatto anche questo: ho fatto il televenditore quando, quando lavoravo per altri, e poi invece da quando mi sono messo in proprio ed esco col nome della mia famiglia. Basta, eh? Facciamo, presentiamo le opere d'arte. Questo è quello che avevo uh, deciso di fare, cioè fare quello che mio padre, Angelo Orlando, mi ha insegnato, cioè quello di fare il gallerista. Era importante. E allora, perché non fare anche un po' di televisione, visto che lo facevo da anni, e quindi ho deciso di fare anche un po' di televisione. Perché mi piace, mi piace stare con voi e tutte le sere. Perché vi sento anche se non vi vedo. Ma la cosa eccezionale di questo artista è proprio questa: quella di riuscire a creare un qualcosa di magnifico a livello visivo, a livello cromatico, con una tecnica tutta sua personale. Perché, ripeto, non vi sare, sicuramente non vi è stato difficile. Eh, facendo zapping vedere un presentatore televisivo, ce ne sono pochi, eh, un televintore, quelli ce ne sono molti, che invece presentava dei quadri un po' strani, no? dei quadri con dei colori, eh, dei colori um, accesi, eh, Qualcosa dei colori buttati su una tela, ma eh, ci sono migliaia, migliaia o centinaia di migliaia di artisti che non sanno dipingere e, e di conseguenza cosa fanno? Buttono un po' di colore su una tela perché la gente piace l'astratto, perché fa, fa, fa giusto avere un quadro astratto in casa, perché ti fa persona intelligente. E quando entra la gente in casa dice: Oh, ma che quadro meraviglioso, cosa rappresenta? E tu se lei dici: Ah, non lo so cosa rappresenta, però mi piace perché ha questi, queste cose che ti hanno detto che è importante, un giorno costerà miliardi e tante storie. Invece, cos'è che vince? Vince la verità di un artista. C'è il motivo per il quale questo grande nome che Fabio Capitanio vince e continua a vincere e vincerà ancora di più tra pochi giorni quando si inaugura la sessantesima Biennale di Venezia, quale sarà il fatto che questo artista rappresenta l'Italia come l'artista informale e astratto più convincente, perché l'artista che vince è quello che convince, chiaro? E questo è fondamentale. Cioè, quando tu vedi un quadro, dici, bello questo quadro, ma quanta gente poi mi dice, guarda Orlando, io queste cose non le capisco. Mi spiace, io amo i cavalli, amo i cavalieri, amo le Venezie, amo le Madonne con bambino, amo la pittura classica e figurativa. E queste cose io non le capisco Orlando, ma cosa vuol dire? Cos'è questi colori buttati così? Avete ragione. Avete ragione perché... Il 90% della pittura che tu vedi in televisione, dove vedi tutto questo colore, sono fatte da artisti molto, molto furbi che ovviamente buttano colore su una tela perché questo piace. Ma allora qual è la differenza? Ah, la differenza qual è? Esattamente come quella di quando entravano, racconto sempre questa cosa perché io ero presente, ero piccolino, ma ero Accanto a papà, seduto alla sua scrivania, e regolarmente entrava il papà, la mamma e il figlioletto. E regolarmente, sottovoce, il papà diceva al figlioletto: Amore, questo lo sai fare anche tu. Mio padre si alzava imperioso e diceva: No, non è così. Questa è maleducazione. Perché suo figlio può buttare qualche colore sulla tela, come fanno questi artisti di cui abbiamo parlato poc'anzi, ma non può arrivare a una sintesi come questa. Perché non può farlo? Perché tecnicamente Fabio Capitanio è superiore. E adesso cercheremo di capire perché. Soltanto vedendo da vicino ti puoi accorgere di quello che è il contrasto del colore quando entra sotto traccia a un altro e crea altri colori per la fusione dello stesso. Ma quello che è straordinario in Fabio Capitanio è che quello che vedete è pittura. Ah, avete capito bene, amici? No, no, non c'è computer, macchina fotografica, stampa digitale. No, 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 no. Questa è pittura. L'opera è dipinta. È questo che ha fatto innamorare di lui Marquin, questo artista controverso, artista maledetto inglese delle, delle cifre milionarie, perché voleva capire come riusciva a dipingere questo giovane artista italiano. Questo accadeva dieci anni fa. Ovviamente, nel frattempo, i prezzi di Capitano sono andati alle stelle molto alti, non solo in Inghilterra, ma ovviamente anche oltreoceano. E eh, la mia grande fortuna, qual è stata? Ovviamente, quella di avere una famiglia di grandi mercanti d'arte che mi ha portato fin da piccolino a conoscere persone che hanno gallerie non solo in Italia ma in Europa, quindi in Inghilterra, in Francia e le amicizie contano molto. Perché quando mi dissero all'epoca, Alessandro, vuoi qualche opera di questo artista che sta facendo dei grandi numeri e ancora non era successo l'evento? ...della 55esima biennale di Venezia... disse sì, sì, va bene, li voglio... ...e li ebbi ovviamente a un prezzo molto molto interessante... poi messi da parte... ...quello che sta accadendo adesso intorno alla pittura... ...e al nome di questo artista... ...è ovviamente questo interesse continuo e crescente... ...guardate che cosa è qua, no? Ma la cosa poi più attraente... ...è quello che raccontano questi quadri... ...abbiamo detto poc'anzi che molti di voi sono un po' spaventati della pittura astratta e informale, perché ovviamente dice, ma Orlando, ma che cos'è questo? Ma cosa rappresenta? Oh, ma cos'è questi colori buttati, così, eccetera. Invece, il segreto del successo di Fabio Capitanio è che chi conosce questo artista e chi ambisce a collezionarlo sa benissimo che ognuno di questi quadri racconta una sola cosa e racconta sempre la stessa cosa. Che cosa racconta Fabio Capitanio in ognuno di questi quadri? Racconta la vita. La vita scaturita da che cosa? Da quel famoso Big Bang che viene e si realizza con l'incontro delle forze della natura. Quello che tu vedi nei suoi quadri è l'incontro del vento, della pioggia, dell'acqua, del fuoco in un unico crogiuolo dove tutto si unisce e da quel crogiuolo nasce la vita. Quindi è molto più semplice capire la pittura di Capitanio perché tutto quello che lui racconta è questo: un giorno uno dei più grandi. Filosofi e critici di storia dell'arte, che ha scritto anche un libro, tra l'altro, su lui, scrisse, eh, intervistò Capitanio e disse: Maestro, ma questi colori non sono presenti in natura? In natura questi colori non sono così forti? E lui rispose: No, non è così. È perché noi non abbiamo mai il tempo di osservare la natura. Quanto tempo è che non vi togliete le scarpe, i calzini e camminate a piedi nudi? Sull'erba e osservate la natura, i colori dei petali dei fiori. Chi ha tempo di farlo? Chi ha tempo di osservare i colori del mare, i colori della natura in genere? Perché la natura ha questi colori. E allora, secondo Capitanio, secondo Fabio Capitanio, quello che è il mistero della vita è racchiuso in quello che le forze della natura si uniscono e danno origine ad essa. Ora... È praticamente impossibile, nel momento in cui sempre più artisti hanno meno voglia di dipingere e sono più orientati sulla tecnologia, fotografia, stampa, computer, lui invece dipinge. E allora, chiedo che guardate qua, Osserva scusate le spalle, Fabio Capitanio comincia con una pennellata greve, forte, potente, che lentamente poi si scioglie nel colore, fino ad arrivare, vedete, guardate qua, è incredibile, è incredibile. Eh? Ebbene, tutto converge, vedete, al centro per questo crogiolo di forze della natura. Ci sono dei momenti in cui le opere di Fabio Capitano sono intitolate in lingua inglese perché lui vive da anni ormai in Inghilterra e il mercato è internazionale, ma di facile traduzione. Uno dei momenti più straordinari nella pittura di Fabio Capitano sono i suoi magnifici waterfalls, cioè le cascate d'acqua. Queste waterfalls in realtà poi non è soltanto una cascata d'acqua, ma una cascata continua di, di forze della natura e queste onde incredibili che si inerpicano. Ma quello che è affascinante è quello che in televisione, per quanto il cameraman sia molto bravo e le telecamere siano di ultima generazione, non potete percepire. E cioè quello che è straordinario, grazie Alessio, se ti puoi avvicinare, è quello che il colore crea, che chiaramente non è una cosa studiata dall'artista, perché il colore è vivo e quando entra sotto traccia all'altro crea queste creste di colore che sono qualcosa di strepitoso. Se possiamo seguirle, grazie, vedete? Guardate qua. Incredibile, incredibile. Vi metto a disposizione questa sera ben 11 dipinti ad olio a smalto, guarda caso lo stesso olio a smalto che usava il grande Schifano. Per quale motivo Mario Schifano usava l'olio a smalto? L'olio a smalto è un olio brillante il 99% degli artisti che dipinge ad olio voi sapete che quando l'olio, la pittura d'olio secca diventa opaca e allora devono usare una vernice che si chiama finale o a pennello o spray per dare luce al dipinto eh? Ma Mario Schifano non era tipo da vernice finale, era un ex serpente in molti casi, esattamente come il grande capitano. E lui usa questo, usa questo colore ad olio smalto che poi eh, qualcuno ha paragonato alla, alla, alla pittura tipografica, per intendersi, della, de, 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 la pittura della tipografia. perché è brillante di per sé e naturalmente dipinge su tavola, è certo. Perché dipinge su tavola? Perché anche in questo caso è una questione tecnica importante. Perché come sapete, anche in questo caso, la maggior parte degli artisti, prima di dipingere, devono preparare la tela con il bolo di solito, Che no? vedete, questo colore. Bene. Invece, gli action painter non preparano, non preparano la tela, ma dipingono direttamente sulla superficie. È chiaro che dipingere su una tela, la tela è porosa, assorbe il colore e quindi non potrebbe dare questa sensazione e non potrebbe entrare sotto traccia agli altri colori. Chiaro? Ecco perché lui dipinge su tavola. Ma non si tratta di tavole di legno eh, qualunque: può dire, non so, una tavola di legno, di pino, di abete o di altro. No. Ma di una tavola laminata che consente ancor di più il colore di scivolare e di entrare sotto traccia. Pensate per un istante. In un momento, beh, immagino sappiate che ci sono artisti, soprattutto della pittura informale, che riescono a fare quadri anche in tre secondi. Un po' di colore, bam, 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 non è difficile. Eh? Poi il televenditore, eh, bravo, arrogante e anche un po' presuntuoso, dice: compralo questo quadro perché è il più grande artista del futuro. Invece, quello, quello, quello che conta, soprattutto nella mia rete, è quello di, le, dove le promesse sono vietate. A noi piacciono i fatti, piacciono i successi. Bisogna circondarsi di artisti che hanno successo perché sono artisti che hanno convinto, non grazie alla televisione. Secondo voi un artista come questo è un artista da televendita o da televisione? Io ho solo la fortuna di appartenere a una famiglia di grandi mercanti, di grandi galleristi molto stimati da mio padre, mia sorella Susanna, e questo ha fatto sì che. Posso avere delle cose straordinarie come queste, ma dubito che, anzi impossibile, che un genio come questo e un artista in continua crescita di mercato, di attenzione, sarebbe mai interessato ad andare in una televisione. Questi sono artisti da galleria, da galleria d'arte importante, blasonata, eh, di livello internazionale, ma veniamo, veniamo alla cosa che più sicuramente vi interessa. Tra voi... Ormai dopo tanti anni ho percepito questa cosa, ci sono due tipi di collezionismo, no? C'è cioè quello che compra solo le firme, giusto? Oppure quelli che comprano gli artisti che ancora oggi riesce ad acquistare a prezzi ragionevoli perché hai l'intelligenza di capire chi sono, e vogliono investire su questi artisti. Si chiama collezionismo attivo. Poi ci sono quelli che dicono: Guarda, io sono molto ricco, Orlando. Sono molto ricco, quindi voglio solo voglio De Chirico, voglio Migneco, voglio Guttuso, voglio Casorati, voglio solo le grandi firme, perché voglio la popparte, voglio, voglio questo con le grandi firme, perché io voglio così, voglio le firme. Io mi vesto Gucci, Prada e Louis Vuitton. Quindi voglio che in casa mia ci siano tutte le firme più importanti, perché come ho già detto, quello che tu metti in casa. Ti identifica? O non lo sai? O pensi che a identificare te stesso ci sia il ninnolo? Come dico queste cose, è terribile! Il ninnolo che c'è sul tavolino di fronte al divano. O pensi che quello che ti identifica è il tappetino persiano con 200.000 fiorellini. O pensi che quello che ti identifica è un altro oggetto, non so, che hai trovato in uno dei tuoi viaggi che hai fatto in Ecuador. No. Quello che ti identifica sono i quadri che hai a parete. Perché li hai scelti. E li hai scelti perché ti hanno dato un'emozione. E quello che vince oggi è l'emozione. Gli americani dicono: Message to save. Dicono: il messaggio ricevuto. Quando un artista riesce a dare un messaggio, quello è l'artista che vince. Fabio Capitano è uno di quelli. Infatti la prossima presentazione, la seconda presenza in biennale sarà l'ulteriore trionfo di questo artista. E che cosa l'ha fatto vincere ancora una volta? E continua a vincere il fatto che sia un artista. E come deriva la parola dall'antico latino, artista è colui che crea, esattamente come Dio. Perché gli artisti sono più vicini a Dio di noi comuni mortali. Poi ci sono gli imbrattatele, quelli che buttano un po' di colore sulla tela e che purtroppo qualcuno vi fa pagare come grandi artisti, lo so, me l'hanno detto, mi dispiace, dovete stare attenti, dovete, non dovete fidarvi di me, ma di quello che un artista fa e come lo fa e cos'è che può farti capire l'autenticità di un artista è la tecnica, dove non c'è tecnologia, non c'è stampa, non c'è niente se non quella voglia di creare e tutto ciò che è creato da una macchina non è un'opera d'arte. L'opera d'arte è qualcosa fatta dalle mani di un uomo, uomo o donna che sia sì, ovviamente, cioè è le mani di un uomo creano un'opera d'arte, non una macchina, non un'industria, chiaro? Questa sera ho scelto per voi 11 quadri di questo artista, che è la cosa più stupida, è la cosa più assurda che un mercante d'arte potesse fare, proprio ora, come? Tra pochi giorni sarà di scena la Biennale di Venezia e tu Orlando li metti fuori così? Eh no, ma no Orlando, il gallerista intelligente li metterà da parte e li tira fuori dopo la Biennale. Certo, ma io a 60 anni vengo da una famiglia benestante, una famiglia magnifica di grandi galleristi, mercanti d'arte, ma soprattutto collezionisti. E come ho già detto più di una volta, non, fa, non faccio questo mestiere per soldi, per danaro, ma lo faccio per amore di questo mestiere, per amare, amore per l'arte e per l'arte vera, che purtroppo, quando lavavo, non dovrei dirlo, quando lavoravo per altri di arte vera ce n'era poca, non dico non autentica, attenzione, ma, ma di sentimento vero. Eh? Questa invece lo è e per questo mi piace. E ti posso assicurare, anche se nella tua parete di casa hai un Picasso, un Chagall, hai un, non so, uh, un Liechtenstein, hai Andy Warhol o qualunque altro grande nome e metti uno di questi quadri, chiunque entri in casa vostra, chiunque essa sia, dal lattaio, come dico spesso con tutto rispetto l'amore per i lattaio, al grande professore il grande, il grande intellettuale chiunque entri in casa vostra chiunque esso sia non sarà rapito dallo Chagall non sarà rapito dalla Liechtenstein non sarà rapito da Warren ma sarà rapito da lui perché questi quadri parlano di vita che è la cosa più importante che abbiamo esattamente come un uomo non si innamora di una donna per la sua borsa di Hermes. O non si innamora di una donna per il non so, il suo, le sue scarpette importanti, ma per quello che ha dentro. Ecco perché bisogna capire la differenza fra collezionismo attivo e collezionismo passivo. Puntare su artisti vincenti è la scelta più intelligente e Fabio Capitano è vincente. E allora con piacere vi faccio vedere questi quadri dove voi potrete scegliere l'opera che volete rivedere a casa vostra oppure qui da me in galleria e dire Alessandro mi piace questo. Adesso non dovete pensare a niente, soltanto a dirmi quale quadro vi piace, solo quale quadro vi piace perché questo è quello che vince, quello che il quadro vi ha comunicato. Accomodatevi. Di là, cominciare dal numero uno, dal ciclo delle waterfalls, cioè delle cascate, cascate d'acqua, di luce, di fuoco, di vento, di terra, questa meraviglia di Fabio Capitanio. Anche in questo caso, Alessio, per favore vorrei che, che grazie, che, che facessi vedere come comincia il quadro, con una pennellata greve, forte e poi lentamente ecco lo scretolarsi della materia all'interno di esso ed ecco i colori che nascono sotto traccia uno all'altro che creano isole, arcipelaghi, nazioni, continenti è lo splendido numero uno cosa straordinaria ed eccezionale questa sera la presenza, e sono felice di poterle offrire a voi di alcune opere di Fabio Capitanio di misura contenuta, non facile da trovare anzi praticamente impossibile a cominciare dal numero due dove si racconta proprio quella fusione dei, dei forze della natura che creano la vita allora io vorrei Alessio per favore che facessi vedere, è chiaro come funzionano le pennellate, nascono grevi una accanto all'altra e poi, eccolo qua, la fusione. Magnifico. Questo è il numero due. E poi il numero tre, anch'esso di misura contenuta. Un quadro eccezionale, di una qualità pittorica davvero magnifica, e dove, dove si avverte questo continuo divenire. Osservare un quadro di Fabio Capitanio è qualcosa di meravigliosamente in divenire, continuamente in movimento, non c'è niente di statico. È perché la vita è così, no? E qualcosa di favoloso sono i suoi giardini, come questo numero 4. Guardate qua, guardate qua. Lui li intitola i suoi garden, i suoi giardini pieni di fiori, di luci, di profumi e di suoni. Che colori che è questo? Per arrivare all'opera numero 5, dove si assiste ancora una volta a questo momento straordinario di pittura, dove i colori hanno questa sorta di incontro eh? che crea queste. Queste, queste fusioni come in questo caso. Avvicinati, la... io lo so perché per esperienza, la prima cosa che farete quando vi porto un quadro di questo artista in casa, direte Orlando scusa un attimo, andrete lì vicino a cercare di capire come possa aver realizzato e dipinto qualcosa del genere senza aver usato la tecnologia. Questa è la numero 5 e cosa mi dite del numero 6 dal ciclo dei clouds, così dice, delle sue nuvole di colore. Il numero 6 lo vediamo. Spettacolare. Ma il numero 7 è invece uno di quei cosiddetti impossible landscape, cioè questi paesaggi impossibili. E questo, amici, è qualcosa di incredibile. Guardate il colore. Delle dune. È il magnifico dipinto numero 7. Ma il numero 8. Dal ciclo di opere cosiddette delle attractions, sono le attrazioni. E qui amici, guardate qua. E l'incontro totale è una cosa pazzesca di questo quadro. Pensate, tra meno di un mese... La gente ammirerà l'opera di questo artista in uno degli eventi italiani di livello mondiale. E questa sera alcuni di voi possono dire Orlando portamelo a casa. The big flowers, il grande fiore. Per arrivare al numero 10, ancora tratto dai cosiddetti impossible landscape, i, i paesaggi impossibili. Guarda che qui, qui c'è qualcosa di incredibile. Alessio, ti prego di avvicinarti per far percepire a caso, so che non è facile, ma il vibrare di questa inclusione, che spettacolo amici. Incredibile davvero, guarda, guarda, guarda. E poi la forza del colore che è qua, 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 qua. Incredibile, vero? Osservate, osservate, osservate. E l'ultimo dipinto, il numero 11 il cosiddette, questo è l'altro ciclo di opere, The Waterfalls, questa volta questa cascata di forze della natura che convergono in questo crogiuolo che origina la vita. Che colori, amici, e che forza! Voi sapete, è vero, che ci sono persone... Ma la cromoterapia è una scienza conosciuta e amata. Sono persone che dipingono alcune stanze della loro casa perché quel colore dà una sensazione diversa dalle altre. Lui è un grande esperto di questo. È il colore che parla e comunica, e immagino che sappiate, e questo spiega il successo di Jackson Pollock o di grandi maestri dell'informare, dell'astrattismo, che tutto ciò che è figurazione che io ripeto amo la figurazione Va bene, vi giuro che l'amo ma poi chi mi conosce lo sa ma l'astratto e il concettuale l'informale per quale motivo è ancora più interessante perché tutto ciò che è Uh, comprensibile immediatamente. Esempio, tu vedi un ritratto di una bella donna, ovviamente dici ma che meraviglia, è splendido, ma è anche allo stesso tempo molto fugace. È una, è una sensazione veloce, rapida, di facile comprensione, ma per questo anche di facile dispersione. Mentre tutto ciò che è straordinariamente legato al colore e solo a questo è qualcosa che resta dentro, molto di più. E nel caso di Fabio Capitano ne è l'evidenza. Veniamo a ciò che più vi interessa. È chiaro che un artista come questo, destinato a costare sempre di più, non perché lo dice Orlando, ma perché è il successo che ha questo artista, continuo, crescente. È evidente che si tratta di quegli artisti, anche se famoso non ho spazio a parete, o la casa piena di quadri, tutti come mi dite spesso da mettere via, da mettere da parte, manca meno di un mese all'evento straordinario italiano che ancora una volta lo coinvolgerà. E io questa sera, e solo questa sera, vi metto nella possibilità di avvicinarvi a questo grande artista con dipinti ad olio, a smalto, originali, naturalmente pezzi unici, già archiviati con archivio di possesso, abbiamo già gli archivi presenti, quindi l'opera ve la porto con tutti i documenti necessari, esattamente al prezzo di un pittorino uscito ora, non so, da un'accademia o di un artista sponsorizzato, ci sono anche quelli, va bene, che fanno delle cose carine, belle, potenti. Chiaro? Voi potete chiamare questo numero 02 255 68020 oppure un messaggio al numero di WhatsApp che è qua sopra, che è il 366 7121 730 e dire Alessandro portami a casa uno di questi quadri, non per comprarlo perché non si compra niente in televisione, ma per vederlo dal vivo e capire se vi trasmette quello che vi sto raccontando questa sera a un prezzo talmente piccolo, talmente piccolo, talmente basso, che è l'invito al collezionismo più bello, più sano e autentico che Alessandro Orlando possa rivolgere, almeno ad undici di voi, perché le opere sono solo undici e non ne ho altre due o tre, magari averle. Quindi questo è decisamente per quanto mi riguarda il più bel regalo che possa fare io, Alessandro Orlando. Personalmente, almeno a meno 11 di voi, consentendovi di avvicinarvi a questi quadri a un prezzo così piccolo, nonostante la forza, l'importanza e la bellezza di questi dipinti. Questa è la scelta che ho fatto questa sera, una scelta coraggiosa e anche priva di senso, perché su questo artista stanno puntando in molti, invece io vi offro questi quadri a un prezzo talmente piccolo che creerà. Quel famoso problema che ho pensato e ormai ho maturato in questi anni, perché c'è tanta gente, ne ho le prove, che se non spende assai. Non so, quanto hai speso? Il ho speso 30.000 euro, 30. Ah, oh, beh, allora, allora è un quadro importante, è un artista importante. 30.000 euro, 35, Però c'è gente che se non spende assai non pensa di aver comprato un gran quadro, un grande artista. Ed è lì che con questo pensiero che vi hanno rubato un sacco di soldi, quando in realtà gli artisti come questi, che continuano a lavorare e continuano ad avere un grande successo, perché sono veramente straordinariamente talentuosi, sono artisti che non hanno questa, questa mania e questa, questa voracità, questa, questa, questa idea della, di, di speculare e di soprattutto rubare i soldi alla gente, i veri artisti non rubano. Chiaro uno di voi questa sera prima che mi chiama potrà scegliere una di queste opere a un prezzo così piccolo, e ve lo dice un uomo che ha molto rispetto del denaro e conosce la fatica per guadagnarselo perché questa è l'educazione che mi hanno dato i miei genitori. Con un invito un invito soprattutto a coloro di voi a coloro di voi che mi dicono, Alessandro, io compro solo antico, io compro solo dipinti antichi. Beh, voi, ogni giorno, quando presentiamo gli antichi, siete meravigliosamente voraci di, di pittura antica e questo mi fa molto piacere. Sì? Ops, <ride> ottimo. Adesso ve lo faccio rivedere. Mi stavo dicendo, la cosa eccezionale. È proprio questa, cioè quella di riuscire ad avvicinarsi a un quadro importante di un artista importante a un prezzo così interessante. Questo è quello che era il mio lavoro quotidiano, quello di darvi il meglio alle migliori condizioni. Non posso riuscirci sempre, questa sera direi proprio di sì. Vuoi fare un fermo d'immagine? Sì? Molto bene. Allora. A voi amici, questo è il vostro momento, adesso non dovete né acquistare né pagare né comprare niente, ma soltanto dirmi quali tra questi quadri volete rivedere. Prego. Li rivediamo per l'ultima volta, ma in tale che possiate scegliere il quadro che vi piace tra questi. Quindi adesso, ripeto, dovete soltanto dirmi quali tra questi dipinti... Volete provare nella vostra casa e sentirne la forza, l'energia, perché questi ne hanno davvero tanta. A cominciare dal grande dipinto, il numero uno, questo Waterfalls. Un quadro eccezionale. I colori sono qualcosa di incredibile. E questa è la forza di questo artista. E poi, e poi, il numero due, di misura più contenuta, ma notate come anche se l'opera è più piccola rispetto alle altre, conservi intatta la forza e l'energia di questo artista. E poi, il numero tre. Meraviglioso. Il suo giardini. Il numero quattro. E il numero cinque. Ancora un dipinto di misura contenuta, dove si conserva intatta la forza unica di capitano e poi il numero 6 questo è il dipinto più piccolo mi sa il più piccolo di tutta la collezione e il numero 7. Oh mio Dio, che cos'è questo? Impossible landscape, un paesaggio meraviglioso. E il numero 8, dal ciclo delle attraction, delle attrazioni. che forza, puoi entrare un attimo al centro del quadro, guarda qua, spettacolare. E il numero 9, The Big Flowers, il grande fiore. E il numero 10. È esattamente come se avesse voluto dipingere le ali di una farfalla. È tutto così, così morbido, così sinuoso il colore, guardate. Sembra quasi acquerello, eh? O pastello, invece è olio. Incredibile, splendido. E l'ultimo, il numero 11. Eccolo qua. Altro pezzo favoloso. Allora, amici, come sempre vi dico, non si compra niente in televisione. Questa è la Galleria Orlando. Io sono Alessandro Orlando e questa sera offro a 11 di voi la possibilità di avvicinarsi a uno di questi quadri o più di uno per poterli rivedere con più calma, con più attenzione, senza spendere un centesimo di euro. Puoi chiamare questo numero: lo 02-255-68020. E chiedere la visione del quadro senza spendere un euro, ripeto, oppure un messaggio al numero di WhatsApp che è qua sopra, che è il 366 71 -21 730 E puoi chiamare e dire: Alessandro, voglio provare a vedere questo, questo o quest'altro. Ditemi quale vi piace, o meglio, quale vi ha colpito tra questi. Il numero. Il, il numero è eh, 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 quelle di misura più piccola. Secondo me le andremo a rivedere. Non vedo eh, non, vedo te. Grazie. Ringrazio la gentile signora o oh, signore <ride> che voleva rivedere le opere di misura più contenute, e sono lo splendido dipinto numero 2. Quando poi mi direte, eh? voi sapete che potete scegliere qualunque dipinto, vederlo gratuitamente a casa vostra e poi decidere... Se acquistare o non acquistare i pagamenti poi sapete che decidete voi, ma la cosa alla quale tengo tanto è quando vedrete il quadro dal vivo io sono più che sicuro che vi avvicinerete e cercherete di capire come questo artista sia riuscito a dipingere. È la forza incredibile e straordinaria di questo artista che lo fa vincere. Questa è l'opera numero due, e l'opera numero tre, più piccola, ma con la stessa forza di questo crogiuolo di idee e di energia. Guardate come tutto lentamente si scioglie in questo crogiolo. Bellissimo, bellissimo. E poi. L'altro dipinto di misura più contenuta è il magnifico dipinto numero 5, dove si assiste a questo colore davvero pazzesco. Il colore è vita, non ci dimentichiamo, e questa è la pittura del grande e magnifico Capitanio. Tra meno di un mese in mostra alla 60 Biennale di Venezia. E il numero 6, che è il dipinto più piccolo di tutti. Ma dove si osserva questo momento di luce dal ciclo delle opere dei clouds. Pensate che cose, cose, cose davvero che uno può pensare davvero di incredibile. Ma non dovete dimenticare che questa è la mia galleria. E questa è la galleria Orlando. E io posso fare quello che voglio, perché questa è la mia casa. Ma solo un pazzo come me offre dipinti ad olio a smalto di un artista vincente come questo a meno di mille euro. A meno di mille euro oggi non copre nemmeno una litografia o una serigrafia multipla di un artista non so impegnato in cosa. Invece, questo è uno degli artisti italiani più vincenti e in continua ascesa di mercato. E questa sera. Ti puoi avvicinare a lui, ma c'è sempre quel rischio che dicevo prima, eh? Eh, di coloro che dicono: Orlando, no, ma se pago poco, se pago poco vuol dire che forse non è importante, non è così, non è così. Chiaro? Avete, queste le opere di misura più contenuta e eh, le facciamo rivedere per l'ultima volta e poi basta, come sempre. Adesso non dovete né acquistare né pagare né comprare né dare acconti, ma soltanto dirmi quali tra questi dipinti volete provare a vedere a casa vostra quando avete tempo e voglia nella vostra parete e poi dire: Sì, Orlando, ok, mi piace, mi affascina, mi, mi convince, oppure no, Orlando? E sarà per la prossima occasione. Vediamo per l'ultima volta e poi basta. Eccolo qua: The Waterfalls, le cascate il grandioso dipinto numero uno chi riesce a dipingere così poi il numero due Il numero 3. Sono eccezionali, veramente la forza incredibile di questo artista. E il magico, lasciatemelo definire tale: il magico giardino, è il numero 4. The Magic Garden. Per arrivare poi al numero 5, ancora. L'opera di misura più contenuta. Che è. Il numero 6. E poi il numero 7. Oh, mamma mia, mamma mia. Che cosa eccezionale lui. E cosa dire? Dal ciclo delle attraction, delle attrazioni, il numero 8. E poi... Il numero 9. The big flowers, il grande fiore. E il numero 10, ancora una volta un dipinto eccezionale tratto dall'Impossible Landscape, per arrivare al magnifico numero 11, che è l'ultimo dipinto. Basta così. Signore e signori. Ditemi quali tra questi dipinti volete rivedere e vedere non costa niente, quindi soltanto dirmi quali tra queste opere volete provare ad ambientare nella vostra casa e poter convivere con loro. Che quadro è questo incredibile. Davvero meraviglioso. Quante volte può capitare nella vostra vita di avvicinarvi a un artista internazionale di successo come lui e pagarlo così poco? Impossibile. Stasera accade, non per tutti voi, voi siete meravigliosamente tanti, ma per almeno undici di voi ciò accade. E ditemi semplicemente quali tra questi quadri vi piace. Nient'altro. Io sono affascinato da questo artista, ma non solo io, i grandi critici, gli storici che apprezzano quello che è l'importanza di avere una tecnica superiore, esattamente come lui ha e pochi altri. Tra questi quadri c'è quello che un po' vi somiglia e quello che dovete scegliere. Starei delle ore a osservare. Il movimento dell'acqua, degli oceani, di, di questi arcipelaghi, isole, penisole. È davvero incredibile lui, è bellissimo. Ovviamente essendo un artista di fama internazionale le opere viaggiano con un archivio di possesso perché questo artista è un artista le cui opere sono veramente poche in circolazione e non è certo semplice poterle avere, poi soprattutto con il clamore suscitato dalla recente notizia della... Sua importante partecipazione alla prossima Biennale veneziana. Quindi, e con questo poi con l'aumento dei prezzi in maniera sostanziale. Ma ripeto: era queste 11 opere le metto a vostra disposizione per 11 di voi che vogliono provare a sentirne la forza e l'unico modo è vederle senza impegno all'acquisto a casa vostra o da noi. E solo allora deciderete, ma vi posso assicurare, quando entra in casa un quadro di questo artista, tutta la casa ne vive e si riempie di questa forza e di questo colore davvero unico. Glielo faccio rivedere subito e poi basta, chiudiamo questo argomento, perché non ho nessuna fretta di disperdere questi quadri. Abbiamo tanti quadri di cui parlare. Questo veramente è una delle mie opere preferite. Mi piace moltissimo per come lo ha dipinto. Come sapete, lui dipinge ad olio a smalto. Ed è straordinario quello che è riuscito a creare con questo vibrato della pittura, che non si sa veramente. Cioè, quando tu non capisci quando come un artista riesce a dipingere un quadro, vuol dire che l'artista è grande. meraviglioso, veramente bello. Questo è il numero 10. E il magnifico numero 11. Siete ancora in tempo a dirmi Alessandro, voglio rivederlo, mi resta solo da dirmi quali tra questi. Non riuscirete a passarci davanti velocemente. Rimarrete rapiti dalla forza di questi quadri e cercherete di capire quanti colori ha usato, la tavolozza dei colori di questo artista. Infinita, infinita. Direi. Ogni qualvolta un colore ne incontra un altro, ne crea un altro ancora. Ed è questa la magia di Capitanio. Far nascere colori impossibili. Guarda qua, Alessio, puoi venire qua a vedere che cosa meravigliosa. Guarda, guarda. È splendida, è veramente incredibile la forza. Bellissimo. È veramente energia allo stato puro. Confermato il numero 5. Grazie e complimenti. Grazie per il numero 5. Non aspettate di non vederne più una, no? poi voi siete un pubblico ormai vi conosco che ci pensa e che ma voi dovete pensare quando state per pagare qualcosa, A prenotare un'opera in Galleria Orlando è come prenotare un tavolo un ristorante, cambi idea, disdici la prenotazione, non hai perso nulla. Ma la cosa importante e capire davvero l'eccezionalità di questa serata, perché Alessandro Orlando, stasera, vi mette a disposizione: ne avete ancora dieci su cui scegliere. Dieci dipinti ad olio a smalto di questo artista italiano vincente, che continua a vincere ogni giorno di più, a un prezzo talmente piccolo, che è così piccolo il prezzo che vi chiedo, che potrebbe disturbare da quanto è piccolo. È evidente perché ho già detto purtroppo c'è tanta gente che se non spende tanto, se non spende assai non pensa di aver preso un grande artista, quando poi vi accorgerete del clamore che invece suscita questo artista a livello mondiale, allora cambierete idea. Ma quella sera Orlando mi aveva offerto un dipinto di questo artista a un prezzo così interessante e questa sera... Avete ancora la possibilità di sceglierlo. Basta così. Vediamo per l'ultima volta e poi basta e cambiamo argomento. Rivediamo a ritroso adesso dal numero 11. Questo è il magnifico momento in cui lui ci racconta queste attrazioni di colore. Pensa che gioia mettere in casa un quadro così. Ed è l'opera numero 11. Per passare poi... All'opera numero 10. E questa mi fa impazzire, questo quadro mi fa impazzire, giuro. È veramente meraviglioso. E poi questo Big Flowers, questo grande fiore. E dal ciclo delle attrazioni un quadro davvero straordinario come il numero 8. E poi il numero 7, da Impossible Landscape, un paesaggio impossibile. E un piccolo quadro, il numero 6, è il quadro più piccolo della collezione, ma con la stessa forza, dal ciclo delle Attraction. E poi, e poi, il giardino magico, il numero 4 di Magic Garden. Il numero tre, ancora un dipinto di Fabio Capitano di misura contenuta. E poi, guarda che spettacolo, è bellissimo questo. Il numero due. E il numero uno. Dal ciclo dei waterfalls, una grande cascata immensa di... Acqua, vento, pioggia, terra. Cosa eccezionale. Questi sono i quadri che ancora oggi mi danno delle emozioni. Dopo tanti anni che faccio questo mestiere, nato e cresciuto in mezzo ai dipinti, e quanti artisti conosco e continuo a vedere, è chiaro che sono davvero pochi gli artisti che ancora oggi mi danno forti e importanti emozioni. E questa sera. Dedico questi quadri a voi, a chi vuole che un quadro sia qualcosa in più di un quadro, ma che comunichi qualcosa. Ecco, questa sera avete un grande italiano che è saputo, si è saputo imporre a livello internazionale, davvero con grande veemenza. Bene, a voi amici, ditemi ora quali tra questi quadri, prego, volete rivedere e sapete come fare. Quindi, lo ripeto ancora: un colpo di telefono allo 02. 255 68020 oppure un messaggio al numero di Whatsapp che è qua sopra che è il 366 7121 730, uh, ti puoi chiamare solo per rivederlo di questi quadri, non per comprarlo e sei tu a decidere quando e dove. E ricordo che se deciderete di acquistarlo, nonostante il prezzo così piccolo che ho deciso di farvi per questi dipinti, sarete voi a decidere come pagare, quando pagare, in che modo pagare, divertitevi. Anzi, vi consiglio, anche se volete pagarli subito questi quali, non fatelo. Uh, pagateli nel tempo perché vi accorgerete ogni giorno che passa di quanto acquista valore l'opera che vi sto offrendo questa sera. Dovete solo dirmi quale tra questi quadri vi piace, nient'altro. Quello che ho capito innanzitutto è proprio quello che è fondamentale nel curare voi, curarvi dal punto di vista di attenzione, di, di qualunque cosa possiate avere bisogno e necessità legato all'opera d'arte, perché. Come, come sappiamo benissimo, le opere d'arte ci riempiono la vita ed è qualcosa di straordinario come, come davvero ci fanno vivere meglio. Io l'ho sempre detto, beh, io sono di parte, direte voi, no, non è vero. Eh, sì, certo che sono di parte, ma è una, una mia condizione proprio unica, quella di convivere con le opere d'arte. Sempre quando entro in casa, eh, entro in casa e vedo i miei quadri, mi, mi illuminano, mi danno, mi parlano anche talvolta ma no, va bene così, è giusto che sia così. Poi c'è chi invece arreda la casa pensando a intonare il quadro con il colore del cuscino, vabbè, però io rispetto tutti per carità. Oppure c'è chi invece guarda troppa televisione e guarda solo televisione, allora si fa magari ammaliare da qualche televenditore che ovviamente cerca di venderti chissà quale castello inventato, arrampicato, chissà dove, come ho già spiegato. L'unico modo per salvarsi dalla televisione, perché la televisione io la conosco molto bene, tra poco festeggerò i miei 38 anni di dirette, di, di televisive, chissà, ogni sera con voi, abbiamo sempre fatto tardi insieme, eh? d'estate, d'inverno, di notte, mentre tanti di voi che mi incontrano mi dicono, io mi sono laureato studiando mentre ascoltavo te. Oppure dice Orlando guarda come mi fai addormentare tu non mi addor e questo non è carino però, non è, non è gentile, però ci sono, con la tua voce la tua voce è così calda che mi fa addormentare bene, insomma sono un po' soporifero diciamo, vabbè, accetto anche questo. L'importante è dare a voi ogni sera qualcosa di meraviglioso e soprattutto costruire ogni sera un set importante. Importante come stasera credo non mai, visto l'ultima notizia, l'ultimo comunicato stampa di ieri l'altro, in cui si accennava alla partecipazione straordinaria di lui alla sessantesima biennale di Venezia. Un momento straordinario di quello che aspettiamo tutti noi. Ovviamente la Galleria Orlando sarà presente a questo evento, non possiamo mancare, lo aspettiamo da due anni e ogni biennale siamo sempre stati presenti. Con la famosissima Orlando Art Cruise. Quest'anno eh, faremo qualcosa in più perché saremo presenti proprio in pianta stabile, in biennale, per far sì che possiamo documentare a voi quelli che sono i grandi eventi. Perché non lo sapesse, la Biennale di Venezia è l'evento legato all'arte moderna e contemporanea eh, tra le più straordinarie, tra le più importanti italiane in tutto il mondo. Ci sono, in Italia, sapete, ci sono tante fiere d'arte moderna, eh, ogni città italiana fa la sua fiera d'arte moderna o quasi tutte, ma la Biennale di Venezia è l'evento più atteso e lui ci sarà. Ecco perché questa sera abbiamo tirato fuori dai cavaux delle gallerie Orlando qualcosa di molto prezioso, molto prezioso perché parliamo di un artista... Per il quale non ha assolutamente senso in questo periodo, in questi giorni, proporlo, perché questi sono quali da tenere via, tenere da parte, visto questo grande clamore da sempre suscitato. Ho raccontato la storia di lui eh, in altre occasioni, se vi ricordate bene, eh, beh, esattamente otto anni fa, 2, 4, 6, 8, sì, eh, quindi parliamo della 55 biennale. Dieci anni fa, mamma mia, 55 biennale di Venezia, adesso è la 60 eh, in cui per la prima volta questo giovane artista, all'epoca aveva 40 anni, quindi un ragazzino, per chi non lo sapesse, eh, un artista a 40 anni è appena nato, è un bambino, ancora senti i vagiti, no? Bene, ma la cosa straordinaria è che questo artista all'età di 40 anni, è riuscito ad attrarre l'attenzione mondiale alla Biennale di Venezia grazie all'amore e all'innamoramento straordinario di uno dei più controversi e incredibili artisti a livello mondiale che si chiama Mark Quinn. Mark Quinn è l'artista che si innamora di questo giovane artista italiano e vede Alcune opere esposte alla 55 Biennale di Venezia, dove noi eravamo presenti, e decide di portarsi con sé questo artista. Lo porta con sé e lo porta a Londra, ma qui vive a Londra. Lo porta a Londra e da lì cerca di capire, un po' come tutti gli artisti che vogliono arrivare, carpire e capire, tutti gli artisti importanti che oggi costano cifre importanti, hanno tutti attinto da qualcuno, ce n'è solo uno. Che non ha attinto da nessuno e si chiama Pablo Picasso. Per il resto, Pablo Picasso è l'uomo che sicuramente ha inventato tutto quello che c'era da inventare in pittura, ma solo lui. Per il resto, tutti gli artisti hanno sempre attinto da tutti, ma tutti proprio, ve lo posso assicurare. Eh? Infatti, più di una volta vi ho detto. Non andate mai a vedere una mostra di Picasso, non fatelo, perché se lo fate comincerete a mettere in dubbio un po' il talento di molti artisti che vi piacciono. Oppure non aprite mai un libro di Picasso, perché se lo fate vi accorgerete di quanti artisti hanno attinto o, tra virgolette, copiato Picasso. Allora chi è l'artista che vince? L'artista che vince è colui che parla e che comunica qualcosa di meravigliosamente diverso da altri e che tecnicamente è diverso da altri ed è inimitabile. Ecco perché Mark Quinn si innamora di questo artista. Parliamo del grande, immenso Fabio Capitanio, artista italiano, ormai di livello più che internazionale, e che quando uh, due giorni fa è arrivata questa... Uh, un fisso stampa della, dello studio di Capitanio a Londra, perché adesso vive a Londra da molti anni e in cui c'era la partecipazione straordinaria in Biennale a Venezia abbiamo capito quanto fosse importante da livello commerciale sicuramente tenerli da parte e aspettare la conclusione della, sapete che la Biennale dura sei mesi fino a novembre eh, da, da adesso fino a aprile fino a, a novembre e eh, tenerli da parte e aspettare l'esito della biennale e questo è evidente, no? perché poi i quadri che oggi già si vendono a prezzi importanti, eh, poi eh, dopo la biennale chiaramente costano 10 volte di più perché la risonanza è mondiale. Ma allora veniamo a noi, è importante capire perché un genio come Mark Quinn, questo artista i cui dipinti valgono milioni, decine di milioni, no valgono, si vendono a decine di milioni di dollari o di euro, si innamora di questo artista. Beh, io penso. Nella vostra, nel vostro girovagare nei canali televisivi guardando televendite, guardando altre persone vi sarà capitato sicuramente di vedere un presentatore televisivo o televenditore, perché sono due razze diverse io le conosco entrambi perché nella mia vita ho fatto anche questo ho fatto il televenditore quando, quando lavoravo per altri e poi invece da quando mi sono messo in proprio ed esco col nome della mia famiglia basta eh? facciamo presentiamo le opere d'arte. Questo è quello che avevo uh, deciso di fare, cioè fare quello che mio padre Angelo Orlando mi ha insegnato, cioè quello di fare il gallerista. Era importante. E allora, perché non fare anche un po' di televisione, visto che lo facevo da anni e quindi ho deciso di fare anche un po' di televisione perché mi piace. Mi piace stare con voi e tutte le sere, perché vi sento anche se non vi vedo. Ma la cosa eccezionale di questo artista è proprio questa: quella di riuscire a creare un qualcosa di magnifico a livello visivo, a livello cromatico, con una tecnica tutta sua personale. Perché, ripeto, non vi sare, sicuramente non vi è stato difficile facendo zapping vedere un presentatore televisivo, ce ne sono pochi, eh, un televintore, quelli ce ne sono molti, che invece presentava dei quadri un po' strani, no? dei quadri con dei colori, eh, dei colori um, accesi, eh, qualcosa, dei colori buttati su una tela, ma eh, ci sono migliaia, migliaia o centinaia di migliaia di artisti che non sanno dipingere e, e di conseguenza cosa fanno? Buttano un po' di colore su una tela perché la gente piace l'astratto, perché fa, fa, fa giusto avere un quadro astratto in casa, perché ti fa persona intelligente. E quando entra la gente in casa dice «Oh, ma che quadro meraviglioso! Cosa rappresenta?» E tu se lì e dici «Ah, non lo so cosa rappresenta, però mi piace perché ha questi, queste cose che ti hanno detto che è importante, un giorno costerà miliardi e tante storie». Invece cos'è che vince? Vince la verità di un artista. Cioè il motivo per il quale questo grande nome che Fabio Capitanio vince e continua a vincere e vincerà ancora di più tra pochi giorni quando si inaugura la sessantesima Biennale di Venezia, quale sarà il fatto che questo artista rappresenta l'Italia come l'artista informale e astratto più convincente, perché l'artista che vince è quello che convince, chiaro? E questo è fondamentale. Cioè, quando tu vedi un quadro, dici, bello questo quadro, ah, ma quanta gente poi mi dice, guarda Orlando, io queste cose non le capisco. Mi spiace, io amo i cavalli, amo i cavalieri, amo le Venezie, amo le Madonne con bambino, ah, amo la pittura classica e figurativa. E queste cose io non le capisco Orlando, ma cosa vuol dire? Cos'è questi colori buttati così? Avete ragione. Avete ragione perché... Il 90% della pittura che tu vedi in televisione, dove vedi tutto questo colore, sono fatte da artisti molto, molto furbi che ovviamente buttano colore su una tela perché questo piace. Ma allora qual è la differenza? Ah, la differenza qual è? Esattamente come quella di quando entravano. Ricordo sempre questa cosa perché io ero presente, ero piccolino, ma ero. Accanto a papà, seduto alla sua scrivania, e regolarmente entrava il papà, la mamma e il figlioletto. E regolarmente, sottovoce, il papà diceva al figlioletto: Amore, questo lo sai fare anche tu. Mio padre si alzava imperioso e diceva: No, non è così. Questa è maleducazione. Perché suo figlio può buttare qualche colore sulla tela, come fanno questi artisti di cui abbiamo parlato poc'anzi, ma non può arrivare a una sintesi come questa. Perché non può farlo? Perché tecnicamente Fabio Capitanio è superiore. E adesso cercheremo di capire perché. Soltanto vedendo da vicino ti puoi accorgere di quello che è il contrasto del colore quando entra sotto traccia a un altro e crea altri colori la fusione dello stesso. Ma quello che è straordinario in Fabio Capitanio è che quello che vedete è pittura. Ah, avete capito bene, amici? No, no, non c'è computer, macchina fotografica, stampa digitale. No, 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 no. Questa è pittura. L'opera è dipinta è questo che ha fatto innamorare di lui Mark Queen, questo artista controverso, artista maledetto, inglese, delle, delle cifre milionarie, perché voleva capire come riusciva a dipingere questo giovane artista italiano. Questo accadeva dieci anni fa. Ovviamente nel frattempo i prezzi di Capitano sono andati alle stelle molto alti, non solo in Inghilterra, ma ovviamente anche oltreoceano. E eh, la mia grande fortuna, qual è stata? Ovviamente quella di avere una famiglia di grandi mercanti d'arte che mi ha portato fin da piccolino a conoscere persone che hanno gallerie non solo in Italia ma in Europa, quindi in Inghilterra, in Francia e le amicizie contano molto. Perché quando mi dissero all'epoca, Alessandro, vuoi qualche opera di questo artista che sta facendo dei grandi numeri e ancora non era successo l'evento? della 55esima biennale di Venezia, dice sì sì va bene, li voglio. E li ebbi ovviamente a un prezzo molto molto interessante, poi messi da parte. Quello che sta accadendo adesso intorno alla pittura e al nome di questo artista è ovviamente questo interesse continuo e crescente, guardate che cosa è qua, no? Ma la cosa poi più attraente è quello che raccontano questi quadri. Abbiamo detto poc'anzi che molti di voi sono un po' spaventati della pittura astratta e informale, perché ovviamente dice, ma Orlando, ma che cos'è questo? Ma cosa rappresenta? Oh, ma cos'è questi colori buttati, così, eccetera. Invece, il segreto del successo di Fabio Capitanio è che chi conosce questo artista e chi ambisce a collezionarlo sa benissimo che ognuno di questi quadri racconta una sola cosa e racconta sempre la stessa cosa. Che cosa racconta Fabio Capitanio in ognuno di questi quadri? Racconta la vita. La vita scaturita da che cosa? Da quel famoso Big Bang che viene e si realizza con l'incontro delle forze della natura. Quello che tu vedi nei suoi quadri è l'incontro del vento, della pioggia, dell'acqua, del fuoco in un unico crogiuolo dove tutto si unisce e da quel crogiuolo nasce la vita. Quindi è molto più semplice capire la pittura di Capitanio perché tutto quello che lui racconta è questo: un giorno uno dei più grandi. Filosofi e critici di storia dell'arte, che ha scritto anche un libro, tra l'altro, su lui, scrisse: eh, intervistò Capitanio e disse, Maestro, ma questi colori non sono presenti in natura? In natura questi colori non sono così forti? E lui rispose: No, non è così. È perché noi non abbiamo mai il tempo di osservare la natura. Quanto tempo è che non vi togliete le scarpe, i calzini e camminate a piedi nudi? sull'erba e osservate la natura i colori dei petali dei fiori chi ha tempo di farlo? chi ha tempo di osservare i colori del mare? i colori della natura in genere? perché la natura ha questi colori e allora secondo Capitanio secondo Fabio Capitanio quello che è il mistero della vita è racchiuso in quello che le forze della natura si uniscono e danno origine ad essa ora è praticamente impossibile, nel momento in cui sempre più artisti hanno meno voglia di dipingere e sono più orientati sulla tecnologia, fotografia, stampa, computer, lui invece dipinge. E allora, credo che guardate qua, Osserva scusate le spalle, Fabio Capitanio comincia con una pennellata greve, forte, potente. Che lentamente poi si scioglie nel colore fino ad arrivare, vedete, guardate qua. È incredibile, è incredibile. Eh? Ebbene, tutto converge, vedete, al centro per questo crogiolo di forze della natura. Ci sono. Nei momenti in cui le, le opere di Fabio Capitano sono intitolate in lingua inglese perché lui vive da anni ormai in Inghilterra e il mercato è internazionale, ma di facile traduzione. Eh, uno dei, dei momenti più straordinari nella pittura di Fabio Capitano sono i suoi magnifici waterfalls, cioè le cascate d'acqua. Queste waterfalls in realtà poi non è soltanto una cascata d'acqua, ma una cascata continua di, di forze della natura e queste onde incredibili che si inerpicano. Ma quello che è affascinante è quello che in televisione, per quanto il cameraman sia molto bravo e le telecamere siano di ultima generazione, non potete percepire. E cioè quello che è straordinario, grazie Alessio, se ti puoi avvicinare, è quello che il colore crea, che chiaramente non è una cosa studiata dall'artista, perché il colore è vivo e quando entra sotto traccia all'altro crea queste creste di colore che sono qualcosa di strepitoso. Se possiamo seguirle, grazie, vedete? Guardate qua. Incredibile, incredibile. Vi metto a disposizione questa sera ben 11 dipinti ad olio a smalto, guarda caso lo stesso olio a smalto che usava il grande Schifano. Per quale motivo Mario Schifano usava l'olio a smalto? L'olio a smalto è un olio brillante. Il 99% degli artisti che dipinge ad olio, voi sapete che quando l'olio, la pittura d'olio secca, diventa opaca. E allora devono usare una vernice che si chiama finale o a pennello o spray per dare luce al dipinto. Eh? Ma Mario Schifano non era tipo da verdice finale, era una ex serpenter in molti casi, esattamente come il grande capitano. E lui usa questo, usa questo colore ad olio e smalto che poi eh, qualcuno ha paragonato alla, alla, alla pittura tipografica, per intendersi, della, de, 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 la pittura delle tipografie, perché è brillante di per sé. E naturalmente dipinge su tavola, è certo. Perché dipinge su tavola? Perché anche in questo caso è una questione tecnica importante. Perché, come sapete, anche in questo caso, la maggior parte degli artisti, prima di dipingere, devono preparare la tela con il bolo di solito, no? che vedete questo colore. Bene. Invece, gli action painter non preparano, non preparano la tela, ma dipingono direttamente sulla superficie. È chiaro che dipingere su una tela. La tela è porosa, assorbe il colore e quindi non potrebbe dare questa sensazione e non potrebbe entrare sotto traccia agli altri colori. Chiaro? Ecco perché lui dipinge su tavola. Ma non si tratta di tavole di legno eh, qualunque: dire, non so, una tavola di legno, di pino, di abete o di altro. No. Ma di una tavola laminata che consente ancor di più il colore di scivolare e di entrare sotto traccia. Pensate per un istante. In un momento, beh, immagino sappiate che ci sono artisti, soprattutto della pittura informale, che riescono a fare quadri anche in tre secondi, un po' di colore, bam bam bam, non è difficile. Eh? Poi il televenditore eh, bravo, arrogante e anche un po' presuntuoso dice compralo questo quadro perché è il più grande artista del futuro. Invece quello, quello, quello che conta, soprattutto nella mia rete, è quello di, le, dove le promesse sono vietate. A noi piacciono i fatti, piacciono i successi. Bisogna circondarsi di artisti che hanno successo, perché sono artisti che hanno convinto, non grazie alla televisione. Secondo voi un artista come questo è un artista da televendita o da televisione? Io ho solo la fortuna di appartenere a una famiglia di grandi mercanti, di grandi galleristi, molto stimati da mio padre, mia sorella Susanna. E questo ha fatto sì che possa avere delle cose straordinarie come queste ma dubito che, anzi impossibile che un genio come questo e un artista in continua crescita di mercato, di attenzione sarebbe mai interessato ad andare in una televisione questi sono artisti da galleria da galleria d'arte importante blasonata eh, di livello internazionale ma veniamo, veniamo alla cosa che più sicuramente vi interessa tra voi ormai dopo tanti anni ho percepito questa cosa, ci sono due tipi di collezionismo. No? C'è cioè quello che compra solo le firme, giusto? Oppure quelli che comprano gli artisti, che ancora oggi riesce ad acquistare a prezzi ragionevoli, perché hai l'intelligenza di capire chi sono, e vogliono investire su questi artisti. Si chiama collezionismo attivo. Poi ci sono quelli che sono guardano, io sono molto ricco Orlando, sono molto ricco quindi voglio solo voglio De Chirico, voglio Migneco, voglio Guttuso, voglio Casorati, voglio solo le grandi firme, voglio la Poparte, voglio, voglio questo, con le grandi firme, perché io voglio così, voglio le firme, io mi vesto Gucci, Prada e Louis Vuitton, quindi voglio che in casa mia ci siano tutte le firme più importanti, perché come ho già detto quello che tu metti in casa... Ti identifica? O non lo sai? O pensi che a identificare te stesso ci sia il ninnolo? Come dico, questa cosa è terribile! Il ninnolo che c'è sul tavolino di fronte al divano. O pensi che quello che ti identifica è il tappetino persiano con 200.000 fiorellini. O pensi che quello che ti identifica è un altro oggetto, non so, che hai trovato in uno dei tuoi viaggi che hai fatto in Ecuador. No. Quello che ti identifica sono i quadri che hai a parete, perché li hai scelti e li hai scelti perché ti hanno dato un'emozione e quello che vince oggi è l'emozione. Gli americani dicono, message received, dicono, il messaggio ricevuto. Quando un artista riesce a dare un messaggio, quello è l'artista che vince. Fabio Capitano è uno di quelli. Infatti la prossima presentazione, la seconda presenza in biennale sarà l'ulteriore trionfo di questo artista. E che cosa l'ha fatto vincere ancora una volta e continua a vincere? Il fatto che sia un artista. E come deriva la parola dall'antico latino, artista è colui che crea, esattamente come Dio. Perché gli artisti sono più vicini a Dio di noi comuni mortali. Poi ci sono gli imbrattatele, quelli che buttano un po' di colore sulla tela e che purtroppo qualcuno vi fa pagare come grandi artisti, lo so, me l'hanno detto, mi dispiace, dovete stare attenti, dovete, non dovete fidarvi di me, ma di quello che un artista fa e come lo fa e cos'è che può farti capire l'autenticità di un artista è la tecnica, dove non c'è tecnologia, non c'è stampa, non c'è niente se non... Quella voglia di creare e tutto ciò che è creato da una macchina non è un'opera d'arte. L'opera d'arte è qualcosa fatta dalle mani di un uomo, uomo o donna che sia sì, ovviamente, cioè è le mani di un uomo creano un'opera d'arte, non una macchina, non un'industria, chiaro? Questa sera ho scelto per voi 11 quadri di questo artista. Che è la cosa più stupida, è la cosa più assurda che un mercante d'arte potesse fare proprio ora come tra pochi giorni sarà di scena la Biennale di Venezia e tu Orlando li metti fuori così. Eh no, ma no, Orlando, il gallerista intelligente, li metterà da parte, e li tira fuori dopo la Biennale. Certo. Ma io a 60 anni, vengo da una famiglia benestante, una famiglia magnifica di grandi galleristi, mercanti d'arte ma soprattutto collezionisti e come ho già detto più di una volta non, fa, non faccio questo mestiere per soldi, per danaro ma lo faccio per amore di questo mestiere per amare, amore per l'arte e per l'arte vera che purtroppo quando lavavo, non dovrei dirlo, quando lavoravo per altri di arte vera ce n'era poca, non dico non autentica attenzione ma, ma di sentimento vero eh? Questa invece lo è. E per questo mi piace. E ti posso assicurare, anche se nella tua parete di casa hai un Picasso, un Chagall, hai un non so uh, un Liechtenstein, hai Andy Warren, o, o qualunque altro grande nome. E metti uno di questi quadri. Chiunque entri in casa vostra, chiunque essa sia, dal lattaio, come dico spesso con tutto rispetto e l'amore per il lattaio, al grande professore, il grande, il grande intellettuale, chiunque entri in casa vostra, chiunque esso sia, non sarà rapito dallo Chagall, non sarà rapito dal Liechtenstein, non sarà rapito da Warren, ma sarà rapito da lui. Perché questi quadri parlano di vita, che è la cosa più importante che abbiamo. Esattamente come un uomo non si innamora di una donna. Per la sua borsa di Hermes. O non si innamora di una donna per il non so, il suo, le sue scarpette importanti, ma per quello che ha dentro. Ecco perché bisogna capire la differenza fra collezionismo attivo e collezionismo passivo. Puntare su artisti vincenti è la scelta più intelligente. E Fabio Capitano è vincente. E allora, con piacere vi faccio vedere questi quadri, dove voi potrete scegliere l'opera che volete rivedere a casa vostra, oppure qui da me, in galleria, e dire: Alessandro, mi piace questo. Adesso non dovete pensare a niente, soltanto a dirmi quale quadro vi piace, solo quale quadro vi piace, perché questo è quello che vince, quello che il quadro vi ha comunicato. Accomodatevi. Di là. Cominciare dal numero uno. Dal ciclo delle Waterfalls, cioè delle cascate. Cascate d'acqua, di luce, di fuoco, di vento, di terra. Questa meraviglia di Fabio Capitanio. Anche in questo caso Alessio, per favore, vorrei che, che grazie, che, che facessi vedere come comincia il quadro, con una pennellata greve, forte. Vedete poi lentamente ecco lo scretolarsi della materia all'interno di esso ed ecco i colori che nascono sotto traccia uno all'altro, che creano isole, arcipelaghi, nazioni, continenti. È lo splendido numero uno cosa straordinaria ed eccezionale questa sera la presenza e sono felice di poterle offrire a voi di alcune opere di Fabio Capitanio di misura contenuta, non facile da trovare, anzi praticamente impossibile. A cominciare dal numero 2, dove si racconta proprio quella fusione dei, dei forze della natura che creano la vita. Allora io vorrei Alessio, per favore, che facessi vedere è chiaro come funzionano. Le pennellate nascono grevi, una accanto all'altra, e poi, eccolo qua, la fusione. Magnifico. Questo è il numero due. E poi il numero tre, anch'esso di misura contenuta. Un quadro eccezionale, di una qualità pittorica davvero magnifica, e dove, dove si avverte questo continuo divenire. Osservare un quadro di Fabio Capitanio è qualcosa di meravigliosamente in divenire, continuamente in movimento, non c'è niente di statico. È perché la vita è così, no? E qualcosa di favoloso sono i suoi giardini, come questo numero 4. Guardate qua, guardate qua. Lui li intitola i suoi garden, i suoi. Giardini pieni di fiori, di luci, di profumi e di suoni. Che colori che è questo. Per arrivare all'opera numero 5, dove si assiste ancora una volta a questo momento straordinario di pittura, dove i colori hanno questa sorta di incontro eh? che crea queste... Queste, queste fusioni come in questo caso. Avvicinati, la... io lo so perché per esperienza, la prima cosa che farete quando vi porto un quadro di questo artista in casa, direte Orlando scusa un attimo, andrete lì vicino a cercare di capire come possa aver realizzato e dipinto qualcosa del genere senza aver usato la tecnologia. Questa è la numero 5. E cosa mi dite del numero 6? Dal ciclo dei clouds, così dice, delle sue nuvole di colore. Il numero 6 lo vediamo. Spettacolare. Ma il numero 7 è invece uno di quei cosiddetti impossible landscape, cioè questi paesaggi impossibili. E questo, amici, è qualcosa di incredibile. Guardate il colore. Delle dune. È il magnifico dipinto numero 7. Ma il numero 8. Dal ciclo di opere cosiddette delle attraction. Sono le attrazioni. E qui, amici, guardate qua. E l'incontro totale. È una cosa pazzesca di questo quadro. Pensate, tra meno di un mese. La gente ammirerà l'opera di questo artista in uno degli eventi italiani di livello mondiale. E questa sera alcuni di voi possono dire Orlando portamelo a casa. The big flowers, il grande fiore. Per arrivare al numero 10, ancora tratto da i cosiddetti Impossible Landscape, i, i paesaggi impossibili. Guarda qui qui c'è qualcosa di incredibile. Alessio, ti prego di avvicinarti per far percepire a caso, so che non è facile, ma il vibrare di questa inclusione. Che spettacolo, amici. Incredibile davvero, guarda guarda guarda. E poi la forza del colore che è qua, 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 incredibile, vero? Osservate, osservate, osservate. E l'ultimo dipinto, il numero 11. Il cosiddette, questo è l'altro ciclo di opere, The Waterfalls, questa volta questa cascata di forze della natura che convergono in questo crogiolo che origina la vita. Che colori amici e che forza. Voi sapete vero che ci sono persone... Ma la cromoterapia è una scienza conosciuta e amata. Sono persone che dipingono alcune stanze della loro casa perché quel colore dà una sensazione diversa dalle altre. Lui è un grande esperto di questo: è il colore che parla e comunica, e immagino che sappiate, e questo spiega il successo di Jackson Pollock o di grandi maestri dell'informale, dell'astratismo, che tutto ciò che è figurazione, che io ripeto amo la figurazione, Bene, vi giuro che l'amo, ma poi chi mi conosce lo sa, ma l'astratto e il concettuale, l'informale, per quale motivo è ancora più interessante? Perché tutto ciò che è, Uh, comprensibile immediatamente. Esempio, tu vedi un ritratto di una bella donna, ovviamente dici ma che meraviglia, è splendido, ma è anche allo stesso tempo molto fugace. È una, è una sensazione veloce, rapida, di facile comprensione, ma per questo anche di facile dispersione. Mentre tutto ciò che è straordinariamente legato al colore e solo a questo è qualcosa che resta dentro, molto di più e nel caso di Fabio Capitano, ne è l'evidenza veniamo a ciò che più vi interessa è chiaro che un artista come questo destinato a costare sempre di più non perché lo dice Orlando ma perché è il successo che ha questo artista continuo, crescente è evidente che si tratta di quegli artisti anche se famoso non ho spazio a parete o la casa piena di quadri tutti come mi dite spesso da mettere via, da mettere da parte, manca meno di un mese all'evento straordinario italiano che ancora una volta lo coinvolgerà. E io questa sera, e solo questa sera, vi metto nella possibilità di avvicinarvi a questo grande artista con dipinti ad olio, a smalto, originali, naturalmente pezzi unici, già archiviati con archivio di possesso, abbiamo già gli archivi presenti, quindi l'opera ve la porto con tutti i documenti necessari, esattamente al prezzo di un pittorino uscito ora, non so, da un'accademia o di un artista sponsorizzato, ci sono anche quelli, va bene, che fanno delle cose carine, belle, potenti. Chiaro? Voi potete chiamare questo numero 02 255 68020 oppure un messaggio al numero di WhatsApp che è qua sopra, che è il 366 7121 730 e dire Alessandro portami a casa uno di questi quadri, non per comprarlo perché non si compra niente in televisione, ma per vederlo dal vivo e capire se vi trasmette quello che vi sto raccontando questa sera. Ha un prezzo talmente piccolo, talmente piccolo, talmente basso, che è l'invito al collezionismo più bello, più sano e autentico che Alessandro Orlando possa rivolgere, almeno ad undici di voi, perché le opere sono solo undici e non ne ho altre due o tre, magari averle. Quindi questo è decisamente per quanto mi riguarda il più bel regalo che possa fare io, Alessandro Orlando. Personalmente, almeno a 11 di voi, consentendovi di avvicinarvi a questi quadri a un prezzo così piccolo, nonostante la forza, l'importanza e la bellezza di questi dipinti. Questa è, è la scelta che ho fatto questa sera, una scelta coraggiosa e anche priva di senso, perché su questo artista stanno puntando in molti, invece io vi offro questi quadri a un prezzo talmente piccolo che creerà. Quel famoso problema che ho pensato e ormai ho maturato in questi anni, perché c'è tanta gente, ne ho le prove, che se non spende assai. Non so Quanto hai speso? Guarda, ho speso 30.000 euro, 30. Ah, oh, beh, allora, allora è un quadro importante, è un artista importante. 30.000 euro, 35, Però c'è gente che se non spende assai non pensa di aver comprato un gran quadro, un grande artista. Ed è lì che con questo pensiero che vi hanno rubato un sacco di soldi, quando in realtà gli artisti come questi, che continuano a lavorare e continuano ad avere un grande successo, perché sono veramente straordinariamente talentuosi, sono artisti che non hanno questa, questa mania e questa, questa voracità, questa, questa, questa idea della, di, di speculare e di soprattutto rubare i soldi alla gente, i veri artisti non rubano. Chiaro, uno di voi questa sera prima che mi chiama potrà scegliere una di queste opere ha un prezzo così piccolo, e ve lo dice un uomo che ha molto rispetto del denaro e conosce la fatica per guadagnarselo perché questa è l'educazione che mi hanno dato i miei genitori. Con un invito un invito soprattutto a coloro di voi, a coloro di voi che mi dicono, Alessandro, io compro solo antico, io compro solo dipinti antichi, Beh, voi ogni giorno quando presentiamo gli antichi siete meravigliosamente voraci di, di pittura antica e questo mi fa molto piacere. Sì? Ops, <ride> ottimo. Adesso lo faccio rivedere. Gli stavo dicendo, la cosa eccezionale... È proprio questa, cioè quella di riuscire ad avvicinarsi a un quadro importante, di un artista importante, a un prezzo così interessante. Questo è quello che era il mio lavoro quotidiano, quello di darvi il meglio alle migliori condizioni. Non posso riuscirci sempre, questa sera direi proprio di sì. Vuoi fare un fermo d'immagine? Sì? Molto bene. Allora. A voi, amici, questo è il vostro momento, adesso non dovete né acquistare, né pagare, né comprare niente, ma soltanto dirmi quali tra questi quadri volete rivedere. Prego. Li rivediamo per l'ultima volta, ma in tale che possiate scegliere il quadro che vi piace tra questi. Quindi adesso, ripeto, dovete soltanto dirmi quali tra questi dipinti vorrete provare nella vostra casa e sentirne la forza, l'energia, perché questi ne hanno davvero tanta. A cominciare dal grande dipinto, il numero uno, questo Waterfalls. Quadro eccezionale. I colori sono qualcosa di incredibile. E questa è la forza di questo artista. E poi, e poi, il numero due, di misura più contenuta, ma notate come, anche se l'opera è più piccola rispetto alle altre, conservi intatta la forza e l'energia di questo artista. E poi, il numero tre. Meraviglioso. Il suo ai giardini. Il numero quattro. E il numero 5, ancora un dipinto di misura contenuta, dove si conserva intatta la forza unica di Capitani. E poi il numero 6. Questo è il dipinto più piccolo, mi sembra, il più piccolo di tutta la collezione. E il numero sette. Oh mio Dio, che cos'è questo? Impossible Landscape, un paesaggio meraviglioso. E il numero 8. Dal ciclo delle attraction, delle attrazioni. Guarda che forza, puoi entrare un attimo al centro del quadro. Guarda qua, spettacolare. E il numero 9, The Big Flowers, il grande fiore. E il numero 10. È esattamente come se avesse voluto dipingere le ali di una farfalla. È tutto così, così morbido, così sinuoso il colore, guardate. Sembra quasi acquerello, eh? O pastello, invece è olio. Incredibile, splendido. E l'ultimo, il numero 11. Eccolo qua. Altro pezzo favoloso. Allora, amici, come sempre vi dico, non si compra niente in televisione. Questa è la Galleria Orlando. Io sono Alessandro Orlando e questa sera offro a 11 di voi la possibilità di avvicinarsi a uno di questi quadri o più di uno per poterli rivedere con più calma, con più attenzione, senza spendere un centesimo di euro. Puoi chiamare questo numero, lo 02-255-68020, e chiedere la visione del quadro senza spendere un euro, ripeto, oppure un messaggio al numero di WhatsApp che è qua sopra, che è il 366-7121730. E puoi chiamare e dire, Alessandro, voglio provare a vedere questo, questo o quest'altro. Ditemi quale vi piace, o meglio, quale vi ha colpito tra questi. Il numero? Il, il numero, e eh, eh, quelli di misura più piccola, un secondo, adesso le andremo a rivedere. Non vedo, vedo te, grazie. Ringrazio la gentile signora che, o signore che voleva rivedere le opere di misura più contenute e sono lo splendido dipinto numero due, quando, poi mi direte, eh? voi sapete che potete scegliere qualunque dipinto, vederlo gratuitamente a casa vostra e poi decidere se acquistare o non acquistare i pagamenti poi sapete che decidete voi, ma la cosa alla quale tengo tanto è quando vedrete il quadro dal vivo io sono più che sicuro che vi avvicinerete e cercherete di capire come questo artista sia riuscito a dipingere. È la forza incredibile e straordinaria di questo artista che lo fa vincere. Questa è l'opera numero due, e l'opera numero tre, più piccola, ma con la stessa forza di questo crogiuolo di idee di energia. Guardate come tutto lentamente si scioglie in questo crogiolo. Bellissimo, bellissimo. E poi. L'altro dipinto di misura più contenuta è il magnifico dipinto numero 5, dove si assiste a questo colore davvero pazzesco. Il colore è vita, non ci dimentichiamo, e questa è la pittura del grande e magnifico Capitanio. Tra meno di un mese in mostra alla sessantesima biennale di Venezia. E il numero 6, che è il dipinto più piccolo di tutti ma dove si osserva questo momento di luce dal ciclo delle opere dei clouds. Pensate che cosa davvero che uno può pensare davvero di incredibile, ma non dovete dimenticare che questa è la mia galleria, e questa è la galleria Orlando. E io posso fare quello che voglio, perché questa è la mia casa. Ma solo un pazzo come me offre dipinti ad olio a smalto di un artista vincente come questo a meno di mille euro. A meno di mille euro oggi non copre nemmeno una litografia o una serigrafia multipla di un artista non so impegnato in cosa. Invece, questo è uno degli artisti italiani più vincenti e in continua ascesa di mercato. E questa sera. Ti puoi avvicinare a lui, ma c'è sempre quel rischio che dicevo prima, eh? Eh, di coloro che dicono: Orlando, no, ma se pago poco, se pago poco vuol dire che forse non è importante, non è così, non è così. Chiaro? Avete, queste le opere di misura più contenuta e eh, le facciamo rivedere per l'ultima volta e poi basta, come sempre. Adesso non dovete né acquistare, né pagare, né comprare, né dare acconti, ma soltanto dirmi quali tra questi dipinti volete provare a vedere a casa vostra quando avete tempo e voglia nella vostra parete e poi dire sì Orlando, ok, mi piace, mi affascina, mi, mi convince oppure no Orlando, sarà per la prossima occasione. Vediamo per l'ultima volta e poi basta. Eccolo qua, The Waterfalls, le cascate. Il grandioso dipinto numero uno. Chi riesce a dipingere così? Poi il numero due. il numero 3, sono eccezionali, veramente la forza incredibile di questo artista, e il magico, lasciatemi definire tale, il magico giardino, è il numero 4, The Magic Garden. Per arrivare poi al numero 5, ancora, L'opera di misura più contenuta che. È. Il numero 6. E poi. Il numero 7. Oh, mamma mia, mamma mia! Che cosa eccezionale lui? E cosa dire, la ciclo delle attraction, delle attrazioni, il numero 8. E poi il numero 9, the big flowers, il grande fiore. E il numero 10, ancora una volta un dipinto eccezionale tratto dall'Impossible Landscape, per arrivare al magnifico numero 11, che è l'ultimo dipinto. Bene, basta così. Signore e signori, ditemi quali tra questi dipinti volete rivedere, e vedere non costa niente, quindi soltanto dirmi quali tra queste opere volete provare ad ambientare nella vostra casa e poter convivere con loro. Guarda allora, che quadro è questo, incredibile. Davvero meraviglioso. Quante volte può capitare nella vostra vita di avvicinarvi a un artista internazionale di successo come lui e pagarlo così poco? Impossibile. Stasera accade, non per tutti voi, voi siete meravigliosamente tanti, ma per almeno undici di voi ciò accade. E ditemi semplicemente quali tra questi quadri vi piace. Nient'altro. Sono affascinato da questo artista, ma non solo io, i grandi critici storici che apprezzano quello che è l'importanza di avere una tecnica superiore, esattamente come lui ha e pochi altri. Tra questi quadri c'è quello che un po' vi somiglia e quello che dovete scegliere. Starei delle ore a osservare. Il movimento dell'acqua, degli oceani, di, di questi arcipelaghi, isole e penisole. È davvero incredibile lui, è bellissimo. Ovviamente essendo un artista di fama internazionale le opere viaggiano con un archivio di possesso perché questo artista è un artista le cui opere sono veramente poche in circolazione e non è certo semplice poterle avere, poi soprattutto con il clamore suscitato dalla recente notizia della sua importante partecipazione alla prossima Biennale veneziana Quindi, e con questo poi con l'aumento dei prezzi in maniera... Sostanziale, ma ripeto, era queste 11 opere le metto a vostra disposizione per 11 di voi che vogliono provare a sentirne la forza e l'unico modo è vederle senza impegno all'acquisto a casa vostra o da noi e solo allora deciderete, ma vi posso assicurare quando entra in casa un quadro di questo artista tutta la casa ne vive e si riempie di questa forza e di questo colore davvero unico. Glielo faccio rivedere subito e poi basta, chiudiamo questo argomento perché non ho nessuna fretta di disperdere questi quadri. Abbiamo tanti quadri di cui parlare. Questo veramente è una delle mie opere preferite, mi piace moltissimo per come lo ha dipinto. Come sapete, lui dipinge ad olio, a smalto ed è straordinario quello che è riuscito a creare con questo vibrato. Della pittura che non si sa veramente, cioè quando tu non capisci quando, come un artista riesce a dipingere un quadro, vuol dire che l'artista è grande. meraviglioso, veramente bello. Questo è il numero 10. E il magnifico numero 11. Siete ancora in tempo a dirmi, Alessandro, voglio rivederlo. Mi resta solo da dirmi quali tra questi. Non riuscirete a passarci davanti velocemente. Rimarrete rapiti dalla forza di questi quadri e cercherete di capire quanti colori ha usato, la tavolozza dei colori di questo artista. Infinita, infinita. <ride> Direi. Ogni qualvolta un colore ne incontra un altro, ne crea un altro ancora. Ed è questa la magia di Capitani per nascere colori impossibili. Guarda qua adesso, puoi venire qua a vedere che cosa meravigliosa, guarda, guarda. È splendida, veramente incredibile la forza. Bellissimo. È veramente energia allo stato puro. Confermato il numero 5. Grazie e complimenti. Grazie per il numero 5. Non aspettate di non vederne più uno, poi voi siete un pubblico ormai vi conosco che ci pensa e che ma voi dovete pensare quando state per pagare qualcosa, A prenotare un'opera in galleria Orlando è come prenotare un tavolo un ristorante, cambi idea, disdici la prenotazione, non hai perso nulla. Ma la cosa importante e capire davvero l'eccezionalità di questa serata. Perché Alessandro Ranzo stasera vi mette a disposizione, ne avete ancora dieci su cui scegliere, dieci dipinti ad olio a smalto di questo artista italiano vincente, che continua a vincere ogni giorno di più, a un prezzo talmente piccolo che è così piccolo il prezzo che vi chiedo che potrebbe disturbare da quanto è piccolo. È evidente perché, ho già detto, purtroppo c'è tanta gente che se non spende tanto, se non spende assai, non pensa di aver preso un grande artista. Quando poi vi accorgerete del clamore che invece suscita questo artista a livello mondiale, allora cambierete idea. Ma quella sera Orlando mi aveva offerto un dipinto di questo artista a un prezzo così interessante e questa sera... Avete ancora la possibilità di sceglierlo. Basta così, vediamo per l'ultima volta e poi basta e cambiamo argomento. Rivediamo a ritroso adesso dal numero 11. Questo è il magnifico momento in cui lui ci racconta queste attrazioni di colore. Pensa che gioia mettere in casa un quadro così. Ed è l'opera numero 11. Per passare poi... Sì. All'opera numero 10. E questa mi fa impazzire, questo quadro mi fa impazzire, giuro. È veramente meraviglioso. E poi, questo Big Flowers, questo grande fiore. E dal ciclo delle attrazioni, un quadro davvero straordinario come il numero 8. E poi il numero 7, The la Impossible Landscape, un paesaggio impossibile. È un piccolo quadro, il numero 6, è il quadro più piccolo della collezione, ma con la stessa forza, dal ciclo delle Attraction. E poi, e poi, il giardino magico, il numero 4 di Magic Garden. Il numero 3, ancora un dipinto di Fabio Capitano di misura contenuta. E poi, guarda che spettacolo, è bellissimo questo. Il numero 2. E il numero 1. Dal ciclo dei Waterfalls, una grande cascata immensa di... Acqua, vento, pioggia, terra, cosa eccezionale. Questi sono i quadri che ancora oggi mi danno delle emozioni. Dopo tanti anni che faccio questo mestiere, nato e cresciuto in mezzo ai dipinti, e quanti artisti conosco e continuo a vedere, è chiaro che sono davvero pochi gli artisti che ancora oggi mi danno forti e importanti emozioni. E questa sera. Dedico questi quadri a voi, a chi vuole che un quadro sia qualcosa in più di un quadro, ma che comunichi qualcosa. Ecco, questa sera avete un grande italiano che si è, saputo, si è saputo imporre a livello internazionale davvero con grande veemenza. Bene, a voi amici, ditemi ora quali tra questi quadri, prego. Volete rivedere e sapete come fare, quindi lo ripeto ancora, un colpo di telefono allo 02. 255 68020 oppure un messaggio al numero di Whatsapp che è qua sopra che è il 366 7121 730, uh, Tu puoi chiamare solo per rivederlo di questi quadri, non per comprarlo e sei tu a decidere quando e dove. E ricordo che se deciderete di acquistarlo, nonostante il prezzo così piccolo che ho deciso di farvi per questi dipinti, sarete voi a decidere come pagare, quando pagare, in che modo pagare, divertitevi. Anzi, vi consiglio, anche se volete pagarli subito questi qua, non fatelo. Uh, pagateli nel tempo perché vi accorgerete ogni giorno che passa di quanto acquista valore l'opera che vi sto offrendo questa sera. Dovete solo dirmi quali tra questi quadri vi piace, nient'altro. E quello che ho capito, innanzitutto, è proprio quello che è fondamentale nel curare voi, curarvi dal punto di vista di attenzione, di. di qualunque cosa possiate eh, avere bisogno e necessità legato all'opera d'arte, perché eh, com come sappiamo benissimo le opere d'arte ci riempiono la vita ed è qualcosa di straordinario come, come davvero ci fanno vivere meglio, io l'ho sempre detto, beh io sono di parte, direte voi, no, non è vero, eh, sì certo io sono di parte, ma è una, una mia condizione proprio unica quella di convivere con le opere d'arte, sempre quando entro in casa. Entro in casa e vedo i miei quadri, mi, mi illuminano, mi, mi danno, mi parlano anche talvolta. Ma va bene così, è giusto che sia così. Poi c'è chi invece arreda la casa pensando a intonare il quadro con il colore del cuscino. Vabbè, però io rispetto tutti, per carità. Oppure c'è chi invece guarda troppa televisione e guarda solo televisione, allora si fa magari ammaliare da qualche televenditore che ovviamente cerca di venderti. Chissà quale castello inventato, arrampicato, chissà dove. Come ho già spiegato. L'unico modo per salvarsi dalla televisione, perché la televisione io la conosco molto bene, tra poco festeggerò i miei 38 anni di dirette, di, di televisive, chissà ogni sera con voi, abbiamo sempre fatto tardi insieme, eh? d'estate, d'inverno, di notte, mentre tanti di voi che Mi incontrano e mi dicono: Orlando, io mi sono laureato studiando mentre ascoltavo te. <ride> Oppure dice: Orlando, guarda come mi fai addormentare tu. Non mi addor e questo non è carino, però non è, non è gentile. Però ci sono stati con la tua voce. La tua voce è così calda che mi fa addormentare bene, insomma sono un po' soporifero, diciamo, vabbè, accetto anche questo. L'importante è dare a voi ogni sera qualcosa di meraviglioso e soprattutto costruire ogni sera un set importante. Importante come stasera, credo non mai, visto l'ultima notizia, l'ultimo comunicato stampa di ieri l'altro, in cui si accennava alla partecipazione straordinaria di lui. Alla sessantesima biennale di Venezia. Un momento straordinario di quello che aspettiamo tutti noi. Ovviamente eh, la Galleria Orlando sarà presente a questo evento, non possiamo mancare, lo aspettiamo da due anni e ogni biennale siamo sempre stati presenti. Con la famosissima Orlando Art Cruise. Quest'anno eh, faremo qualcosa in più perché saremo presenti proprio in pianta stabile, in biennale, per far sì che possiamo documentare a voi quelli che sono i grandi eventi, per chi non lo sapesse la Biennale di Venezia è l'evento legato all'arte moderna e contemporanea eh, tra le più straordinarie, tra le più importanti italiane in tutto il mondo, ci sono, in Italia sapete ci sono tante fiere d'arte moderna, eh, ogni città italiana fa la sua fiera d'arte moderna o quasi tutte, ma la Biennale di Venezia è l'evento più atteso e lui ci sarà. Ecco perché questa sera abbiamo tirato fuori dai cavò delle Gallerie Orlando qualcosa di molto prezioso, molto prezioso perché parliamo di un artista per il quale non ha assolutamente senso in questo periodo, in questi giorni, proporlo, perché questi sono quali da tenere via, da tenere da parte, visto questo grande clamore da sempre suscitato. Ho raccontato la storia di lui eh, in altre occasioni, se vi ricordate bene, eh, beh, esattamente otto anni fa, 2, 4, 6, 8, sì. Eh, quindi parliamo della 55esima biennale dieci anni fa, mamma oh mia! 55esima biennale di Venezia, adesso è la sessantesima, eh, in cui per la prima volta questo giovane artista, all'epoca aveva 40 anni, quindi un ragazzino per chi non lo sapesse. Eh, un artista a 40 anni è appena nato, è un bambino, ancora senti i bagiti, no? Bene, ma la cosa straordinaria è che questo artista all'età di 40 anni è riuscito ad attrarre l'attenzione mondiale alla Biennale di Venezia grazie all'amore e l'innamoramento straordinario di uno dei più controversi e incredibili artisti a livello mondiale che si chiama Mark Quinn. Mark Queen è l'artista che si innamora di questo giovane artista italiano e vede alcune opere esposte alla 55 Biennale di Venezia dove noi eravamo presenti. E decide di portarsi con sé questo artista. Lo porta con sé e lo porta a Londra, ma qui vive a Londra. Lo porta a Londra e da lì cerca di capire, un po' come tutti gli artisti che vogliono arrivare, carpire e capire. Tutti gli artisti importanti, che oggi costano cifre importanti, hanno tutti attinto da qualcuno. Ce n'è solo uno che non ha attinto da nessuno. Si chiama Pablo Picasso. Per il resto, Pablo Picasso è l'uomo che sicuramente ha inventato tutto quello che c'era da inventare in pittura, ma solo lui. Per il resto, tutti gli artisti hanno sempre attinto da tutti, ma tutti proprio, ve lo posso assicurare. Eh? Infatti, più di una volta vi ho detto. Non andate mai a vedere una mostra di Picasso, non fatelo, perché se lo fate comincerete a mettere in dubbio un po' il talento di molti artisti che vi piacciono, oppure non aprite mai un libro di Picasso, perché se lo fate vi accorgerete di quanti artisti hanno attinto o, tra virgolette, copiato Picasso. Allora chi è l'artista che vince? L'artista che vince è colui che parla e che comunica qualcosa di meravigliosamente diverso da altri e che tecnicamente è diverso da altri ed è inimitabile. Ecco perché Mark Quinn si innamora di questo artista. Parliamo del grande, immenso Fabio Capitanio, artista italiano, ormai di livello più che internazionale, e che quando uh, due giorni fa è arrivato a questa... Uh, un fisso stampa della, dello studio di Capitano a Londra perché adesso vive a Londra da molti anni e in cui c'era la partecipazione straordinaria in Biennale a Venezia abbiamo capito quanto fosse importante da livello commerciale sicuramente tenerli da parte e aspettare la conclusione, della, sapete che la Biennale dura sei mesi fino a novembre uh, da, da adesso fino a aprile fino a, a novembre e, uh, e per tenerli da parte e aspettare l'esito della Biennale e questo è evidente no? perché poi i quadri che oggi già si vendono a prezzi importanti eh, poi eh, dopo la Biennale chiaramente costano 10 volte di più perché la risonanza è mondiale ma allora veniamo a noi è importante capire perché un genio come Mark Quinn questo artista i cui dipinti valgono milioni decine di milioni no valgono si vendono a decine di milioni di dollari o di euro si innamora di questo artista beh io penso nella vostra, nel vostro girovagare nei canali televisivi, guardando televendite, guardando altre persone, vi sarà capitato sicuramente di vedere un presentatore televisivo o televenditore, perché sono due razze diverse. Io le conosco entrambi perché nella mia vita ho fatto anche questo: ho fatto il televenditore quando, quando lavoravo per altri, e poi invece da quando mi sono messo in proprio ed esco col nome della mia famiglia. Basta, eh? Facciamo, presentiamo le opere d'arte, questo è quello che avevo uh, deciso di fare, cioè fare quello che mio padre Angelo Orlando mi ha insegnato, cioè quello di fare il gallerista, era importante. E Allora perché non fare anche un po' di televisione, visto che lo facevo da anni e quindi ho deciso di fare anche un po' di televisione, perché mi piace, mi piace stare con voi e tutte le sere. Perché vi sento anche se non vi vedo. Ma la cosa eccezionale di questo artista è proprio questa: quella di riuscire a creare un qualcosa di magnifico a livello visivo, a livello cromatico, con una tecnica tutta sua personale. Perché, ripeto, non vi sare, sicuramente non vi è stato difficile. Eh, facendo zapping vedere un presentatore televisivo, ce ne sono pochi, eh, un televintore, quelli ce ne sono molti, che invece presentava dei quadri un po' strani, no? dei quadri con dei colori, eh, dei colori um, accesi, eh, qualcosa, dei colori buttati su una tela, ma eh, ci sono migliaia, migliaia o centinaia di migliaia di artisti che non sanno dipingere e, e di conseguenza cosa fanno? Buttano un po' di colore su una tela perché la gente piace l'astratto, perché fa, fa, fa giusto avere un quadro astratto in casa, perché ti fa persona intelligente e quando entra la gente in casa dice, oh ma che quadro meraviglioso, cosa rappresenta? E tu se lì e dici, ah non lo so cosa rappresenta, però mi piace perché ha questi, queste cose che ti hanno detto che è importante, un giorno costerà miliardi e tante storie. Invece cos'è che vince? Vince la verità di un artista. Cioè il motivo per il quale questo grande nome che Fabio Capitanio vince e continua a vincere e vincerà ancora di più tra pochi giorni quando si inaugura la sessantesima Biennale di Venezia, quale sarà il fatto che questo artista rappresenta l'Italia come l'artista informale e astratto più convincente, perché l'artista che vince è quello che convince, chiaro? E questo è fondamentale, cioè quando tu vedi un quadro, dici bello questo quadro, ma quanta gente poi mi dice: Guarda Orlando, io queste cose non le capisco. Mi spiace, io amo i cavalli, amo i cavalieri, amo le Venezie, amo le Madonne con Bambino, amo la pittura classica e figurativa. E queste cose io non le capisco, Orlando: ma cosa vuol dire? Cos'è questi colori buttati così? Avete ragione, avete ragione perché. Il 90% della pittura che tu vedi in televisione, dove vedi tutto questo colore, sono fatte da artisti molto, molto furbi che ovviamente buttano colore su una tela perché questo piace. Ma allora qual è la differenza? Ah, la differenza qual è? Esattamente come quella di quando entravano, riconto sempre queste cose perché io ero presente, ero piccolino, ma ero. Accanto a papà, seduto alla sua scrivania, e regolarmente entrava il papà, la mamma e il figlioletto. E regolarmente, sottovoce, il papà diceva al figlioletto: Amore, questo lo sai fare anche tu. Mio padre si alzava imperioso e diceva: No, non è così. Questa è maleducazione. Perché suo figlio può buttare qualche colore sulla tela, come fanno questi artisti di cui abbiamo parlato poc'anzi, ma non può arrivare a una sintesi come questa. Perché non può farlo? Perché tecnicamente Fabio Capitanio è superiore. E adesso cercheremo di capire perché. Soltanto vedendo da vicino ti puoi accorgere di quello che è il contrasto del colore quando entra sotto traccia a un altro e crea altri colori per la fusione dello stesso. Ma quello che è straordinario in Fabio Capitanio è che quello che vedete è pittura. Ah, avete capito bene, amici? No, no, non c'è computer, macchina fotografica, stampa digitale, no, 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 questa è pittura, l'opera è dipinta. È questo che ha fatto innamorare di lui Marquin, Quinn, questo artista controverso, artista maledetto, inglese delle, delle cifre milionarie, perché voleva capire come riusciva a dipingere questo giovane artista italiano. Questo accadeva dieci anni fa. Ovviamente nel frattempo i prezzi di Capitano sono andati alle stelle, molto alti, non solo in Inghilterra, ma ovviamente anche oltreoceano. E eh, la mia grande fortuna qual è stata? Ovviamente quella di avere una famiglia di grandi mercanti d'arte che mi ha portato fin da piccolino a conoscere persone che hanno gallerie non solo in Italia ma in Europa, quindi in Inghilterra, in Francia e le amicizie contano molto. Perché quando mi dissero all'epoca, Alessandro, vuoi qualche opera di questo artista che sta facendo dei grandi numeri e ancora non era successo l'evento? della 55esima biennale di Venezia, dice sì sì va bene, li voglio. E li ebbi ovviamente a un prezzo molto molto interessante, poi messi da parte. Quello che sta accadendo adesso intorno alla pittura e al nome di questo artista è ovviamente questo interesse continuo e crescente, guardate che cosa è qua, no? Ma la cosa poi più attraente è quello che raccontano questi quadri. Abbiamo detto poc'anzi... Che molti di voi sono un po' spaventati della pittura astratta e informale, perché ovviamente dice: Ma Orlando, ma che cos'è questo? Ma cosa rappresenta? Oh, ma cos'è questi colori buttati così, eccetera. Invece il segreto del successo di Fabio Capitanio è che chi conosce questo artista e chi ambisce a collezionarlo, sa benissimo che ognuno di questi quadri racconta una sola cosa e racconta sempre la stessa cosa. Che cosa racconta Fabio Capitanio in ognuno di questi quadri? Racconta la vita. La vita scaturita da che cosa? Da quel famoso Big Bang che viene e si realizza con l'incontro delle forze della natura. Quello che tu vedi nei suoi quadri è l'incontro del vento, della pioggia, dell'acqua, del fuoco in un unico crogiuolo dove tutto si unisce e da quel crogiuolo nasce la vita. Quindi è molto più semplice capire la pittura di Capitanio perché tutto quello che lui racconta è questo: un giorno uno dei più grandi. Filosofi e critici di storia dell'arte, che ha scritto anche un libro, tra l'altro, su lui, scrisse: eh, intervistò Capitanio e disse, Maestro, ma questi colori non sono presenti in natura? In natura questi colori non sono così forti? E lui rispose: No, non è così. È perché noi non abbiamo mai il tempo di osservare la natura. Quanto tempo è che non vi togliete le scarpe, i calzini e camminate a piedi nudi? sull'erba e osservate la natura, i colori dei petali, dei fiori. Chi ha tempo di farlo? Chi ha tempo di osservare i colori del mare, i colori della natura in genere? Perché la natura ha questi colori. E allora, secondo Capitano, secondo Fabio Capitanio quello che è il mistero della vita è racchiuso in quello che le forze della natura si uniscono e danno origine ad essa. Ora, è praticamente impossibile nel momento in cui sempre più artisti hanno meno voglia di dipingere e sono più orientati sulla tecnologia, fotografia, stampa, computer. Lui invece dipinge. E allora, credo che, guardate qua. Osserva, scusate le spalle. Fabio Capitanio comincia con una pennellata greve, forte, potente. Che lentamente poi si scioglie nel colore, fino ad arrivare, vedete, guardate qua. È incredibile, è incredibile. Eh? Ebbene, tutto converge, vedete, al centro per questo crogiolo di forze della natura. Ci sono. Nei momenti in cui le, le opere di Fabio Quintano sono intitolate in lingua inglese perché lui vive da anni ormai in Inghilterra e il mercato è internazionale, ma di facile traduzione. Eh, uno dei, dei momenti più straordinari nella pittura di Fabio Capitano, sono i suoi magnifici waterfalls, cioè le cascate d'acqua. Queste waterfalls in realtà poi non è soltanto una cascata d'acqua, ma una cascata continua di, di forze della natura e queste onde incredibili che si inerpicano. Ma quello che è affascinante è quello che in televisione, per quanto il cameraman sia molto bravo e le telecamere siano di ultima generazione, non potete percepire. E cioè quello che è straordinario, grazie Alessio, se ti puoi avvicinare, è quello che il colore crea, che chiaramente non è una cosa studiata dall'artista, perché il colore è vivo e quando entra sotto traccia all'altro crea queste creste di colore che sono qualcosa di strepitoso. Se possiamo seguirle, grazie, vedete? Guardate qua. Incredibile, incredibile. Vi metto a disposizione questa sera ben 11 dipinti ad olio a smalto, guarda caso lo stesso olio a smalto che usava il grande Schifano. Per quale motivo Mario Schifano usava l'olio a L'olio a smalto è un olio brillante. Il 99% degli artisti che dipinge ad olio, voi sapete che quando l'olio, la pittura d'olio secca diventa opaca e allora devono usare una vernice che si chiama finale o a pennello o spray per dare luce al dipinto. Eh? Ma Maria Schifano non era tipo da bernice finale, era una ex in molti casi, esattamente come il grande capitano. E lui usa questo, usa questo colore ad olio smalto che poi eh, qualcuno ha paragonato alla, alla, alla pittura tipografica, per intendersi. Della, de, 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 la pittura della tipografia, perché è brillante di per sé. E naturalmente dipinge su tavola, è certo. Perché dipinge su tavola? Perché anche in questo caso è una questione tecnica importante. Perché, come sapete, anche in questo caso la maggior parte degli artisti, prima di dipingere, devono preparare la tela con il bolo di solito, no? Che avete questo colore. Bene. Invece gli action painter non preparano, non preparano la tela, ma dipingono direttamente sulla superficie. È chiaro che dipingere su una tela. La tela è porosa, assorbe il colore e quindi non potrebbe dare questa sensazione e non potrebbe entrare sotto traccia agli altri colori. Chiaro? Ecco perché lui dipinge su tavola. Ma non si tratta di tavole di legno eh, qualunque: può dire, non so, una tavola di legno, di pino, di abete o di altro. No. Ma di una tavola laminata che consente ancor di più il colore di scivolare e di entrare sotto traccia. Pensate per un istante. In un momento, beh, immagino sappiate che ci sono artisti, soprattutto della pittura informale, che riescono a fare quadri anche in tre secondi, un po' di colore, bam bam bam, non è difficile. Eh? Poi il televenditore eh, bravo, arrogante e anche un po' presuntuoso dice compralo questo quadro perché è il più grande artista del futuro. Invece quello, quello, quello che conta, soprattutto nella mia rete, è quello di le, dove le promesse sono vietate. A noi piacciono i fatti, piacciono i successi. Bisogna circondarsi di artisti che hanno successo perché sono artisti che hanno convinto, non grazie alla televisione. Secondo voi un artista come questo è un artista da televendita o da televisione? Io ho solo la fortuna di appartenere a una famiglia di grandi mercanti, di grandi galleristi molto stimati da mio padre, mia sorella Susanna, e questo ha fatto sì che possa avere delle cose straordinarie come queste, ma dubito che, anzi impossibile che un genio come questo e un artista in continua crescita di mercato, di attenzione, sarebbe mai interessato ad andare in una televisione. Questi sono artisti da galleria, da galleria d'arte importante, blasonata, eh, di livello internazionale, ma veniamo, veniamo alla cosa che più sicuramente vi interessa. Tra voi ormai dopo tanti anni ho percepito questa cosa, ci sono due tipi di collezionismo. No? C'è cioè quello che compra solo le firme, giusto? Oppure quelli che comprano gli artisti che ancora oggi riesce ad acquistare a prezzi ragionevoli perché hai l'intelligenza di capire chi sono e vogliono investire su questi artisti. Si chiama collezionismo attivo. Poi ci sono quelli che dicono, guarda, io sono molto ricco Orlando, sono molto ricco quindi voglio solo voglio De Chirico, voglio Migneco, voglio Guttuso, voglio Casorati, voglio solo le grandi firme, voglio la Poparte, voglio, voglio questo con le grandi firme perché io voglio così, voglio le firme, io mi vesto Gucci, Prada e Louis Vuitton, quindi voglio che in casa mia ci siano tutte le firme più importanti perché come ho già detto quello che tu metti in casa ti identifica o non lo sai o pensi che a identificare te stesso ci sia il ninnolo come dico, questo è terribile il ninnolo che c'è sul tavolino di fronte al divano o pensi che quello che ti identifica è il tappetino persiano con 200.000 fiorellini o pensi che quello che ti identifica è un altro oggetto, non so che hai trovato in uno dei tuoi viaggi che hai fatto in Ecuador no quello che ti identifica sono i quadri che hai a parete, perché li hai scelti e li hai scelti perché ti hanno dato un'emozione e quello che vince oggi è l'emozione. Gli americani dicono, message received, dicono, il messaggio ricevuto. Quando un artista riesce a dare un messaggio, quello è l'artista che vince. Fabio Capitano è uno di quelli. Infatti la prossima presentazione, la seconda presenza in biennale sarà l'ulteriore trionfo di questo artista. E che cosa l'ha fatto vincere ancora una volta e continua a vincere? Il fatto che sia un artista. E come deriva la parola dall'antico latino, artista è colui che crea, esattamente come Dio. Perché gli artisti sono più vicini a Dio di noi comuni mortali. Poi ci sono gli imbrattatele, quelli che buttano un po' di colore sulla tela e che purtroppo qualcuno vi fa pagare come grandi artisti, lo so, me l'hanno detto, mi dispiace, dovete stare attenti, dovete, non dovete fidarvi di me, ma di quello che un artista fa e come lo fa e cos'è che può farti capire l'autenticità di un artista è la tecnica, dove non c'è tecnologia, non c'è stampa, non c'è niente se non... Quella voglia di creare e tutto ciò che è creato da una macchina non è un'opera d'arte. L'opera d'arte è qualcosa fatta dalle mani di un uomo, uomo o donna che sia sì, ovviamente, cioè è le mani di un uomo creano un'opera d'arte, non una macchina, non un'industria, chiaro? Questa sera ho scelto per voi 11 quadri di questo artista, che è la cosa più stupida, è la cosa più assurda che un mercante d'arte potesse fare, proprio ora, come? Tra pochi giorni sarà di scena la Biennale di Venezia e tu Orlando li metti fuori così? Eh no, ma no Orlando, il gallerista intelligente li mette da parte e li tira fuori dopo la Biennale. Certo, ma io a 60 anni vengo da una famiglia Benestante, una famiglia magnifica di grandi galleristi, mercanti d'arte, ma soprattutto collezionisti. E come ho già detto più di una volta, non, fa, non faccio questo mestiere per soldi, per danaro, ma lo faccio per amore di questo mestiere, per amare, amore per l'arte e per l'arte vera. Che purtroppo, quando lavoravo, non dovrei dirlo, quando lavoravo per altri di arte vera ce n'era poca, non dico non autentica, attenzione, ma, ma di sentimento vero. Eh? Questa invece lo è. E per questo mi piace. E ti posso assicurare, anche se nella tua parete di casa hai un Picasso, un Chagall, hai un non so uh, un Liechtenstein, hai Andy Warren, o qualunque altro grande nome. E metti uno di questi quadri. Chiunque entri in casa vostra, chiunque essa sia, dal lattaio, come dico spesso, con tutto rispetto e l'amore per il lattaio, al grande professore, il grande, il grande intellettuale, chiunque entri in casa vostra, chiunque esso sia, non sarà rapito dallo Chagall, non sarà rapito dalla Liechtenstein, non sarà rapito da Warren, ma sarà rapito da lui. Perché questi quadri parlano di vita, che è la cosa più importante che abbiamo. Esattamente come un uomo non si innamora di una donna. Per la sua borsa di Hermes. O non si innamora di una donna per il non so, il suo, le sue scarpette importanti, ma per quello che ha dentro. Ecco perché bisogna capire la differenza fra collezionismo attivo e collezionismo passivo. Puntare su artisti vincenti è la scelta più intelligente e Fabio Capitano è vincente. E allora con piacere vi faccio vedere questi quadri dove voi potrete scegliere l'opera che volete rivedere a casa vostra oppure qui da me in galleria e dire Alessandro mi piace questo. Adesso non dovete pensare a niente, soltanto a dirmi quale quadro vi piace, solo quale quadro vi piace perché questo è quello che vince, quello che il quadro vi ha comunicato. Accomodatevi. Di là, cominciare dal numero uno, dal ciclo delle waterfalls, cioè delle cascate, cascate d'acqua, di luce, di fuoco, di vento, di terra, questa meraviglia di Fabio Capitanio. Anche in questo caso, Alessio, per favore vorrei che, che, grazie, che, che facessi vedere come comincia il quadro, con una pennellata greve, forte. E poi lentamente, ecco lo scretolarsi della materia all'interno di esso ed ecco i colori che nascono sotto traccia uno all'altro, che creano isole, arcipelaghi, nazioni, continenti. E lo splendido numero uno. Cosa straordinaria ed eccezionale questa sera la presenza, e sono felice di poterle offrire a voi, di alcune opere di Fabio Capitanio di misura contenuta, non facile da trovare, anzi praticamente impossibile. A cominciare dal numero due, dove si racconta proprio quella fusione delle forze della natura che creano la vita. Allora io vorrei, Alessio, per favore, che facessi vedere. È chiaro come funzionano. Le pennellate nascono grevi, una accanto all'altra, e poi, eccolo qua, la fusione. Magnifico. Questo è il numero due. E poi il numero tre, anch'esso di misura contenuta. Un quadro eccezionale una qualità pittorica davvero magnifica e dove, dove si avverte questo continuo divenire. Osservare un quadro di Fabio Capitanio è qualcosa di meravigliosamente in divenire, continuamente in movimento, non c'è niente di statico, è perché la vita è così, no? E qualcosa di favoloso sono i suoi giardini, come questo numero 4. Guardate qua. Guardate qua. Lui l'intitola li i suoi garden i, i suoi giardini pieni di fiori, di luci, di profumi e di suoni. Che colori che è questo. Per arrivare all'opera numero 5, dove si assiste ancora una volta a questo momento straordinario di pittura dove i colori hanno questa sorta di incontro eh, che crea queste, queste, queste fusioni come in questo caso. Avvicinati. Sai, la... io lo so, perché per esperienza, la prima cosa che farete quando vi porto un quadro di questo artista in casa, direte: Orlando, scusa un attimo, andrete lì vicino? a cercare di capire come possa aver realizzato e dipinto qualcosa del genere senza aver usato la tecnologia. Questa è la numero 5 e cosa mi dite del numero 6? Dal ciclo dei clouds, così dice, delle sue nuvole di colore. Il numero 6 lo vediamo spettacolare. Ma il numero 7 è invece uno di quei cosiddetti impossible landscape, cioè questi paesaggi impossibili. E questo, amici, è qualcosa di incredibile. Guardate il colore. E le dune. È il magnifico dipinto numero 7. Ma il numero 8. Dal ciclo di opere cosiddette delle attraction. Sono le attrazioni. E qui, amici, guardate qua. È l'incontro totale, è una cosa pazzesca! Di questo quadro. Pensate, tra meno di un mese. La gente ammirerà l'opera di questo artista in uno degli eventi italiani di livello mondiale. E questa sera alcuni di voi possono dire Orlando portamelo a casa. The big flowers, il grande fiore. Per arrivare al numero 10, ancora tratto dai cosiddetti impossible landscape, i, i paesaggi impossibili. Guarda qui, qui c'è qualcosa di incredibile. Alessio, ti prego di avvicinarti per far percepire a caso, so che non è facile, ma il vibrare di questa inclusione, che spettacolo amici. incredibile davvero, guarda, guarda, guarda. E poi la forza del colore che è qua, 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 qua. Incredibile, vero? Osservate, osservate, osservate. E l'ultimo dipinto? Il numero 11 il cosiddette. questo è l'altro ciclo di opere, The Waterfalls, questa volta questa cascata di forze della natura che convergono in questo crogiuolo che origina la vita. Che colori, amici, e che forza! Voi sapete, è vero, che ci sono persone la cromoterapia è una scienza conosciuta e amata. Sono persone che dipingono alcune stanze della loro casa perché quel colore dà una sensazione diversa dalle altre. Lui è un grande esperto di questo. È il colore che parla e comunica e immagino che sappiate e questo spiega il successo di Jackson Pollock o di grandi maestri dell'informale dell'astrattismo che tutto ciò che è figurazione, che io ripeto amo la figurazione, Bene, vi giuro che l'amo, ma poi chi mi conosce lo sa, ma l'astratto e il concettuale, l'informale per quale motivo è ancora più interessante? Perché tutto ciò che è Uh, comprensibile immediatamente. Esempio, tu vedi un ritratto di una bella donna, eh? ovviamente dici ma che meraviglia, è splendido, ma è anche allo stesso tempo molto fugace. È una, è una sensazione veloce, rapida, di facile comprensione, ma per questo anche di facile dispersione. Mentre tutto ciò che è straordinariamente legato al colore e solo a questo è qualcosa che resta dentro, molto di più. E nel caso di Fabio Capitanio ne è l'evidenza. Veniamo a ciò che più vi interessa. È chiaro che un artista come questo, destinato a costare sempre di più, non perché lo dice Orlando, ma perché è il successo che ha questo artista, continuo, crescente. È evidente che si tratta di uno di quegli artisti, anche se famoso non ho spazio a parete, o la casa piena di quadri, tutti come mi dite spesso da mettere via, da mettere da parte, manca meno di un mese all'evento straordinario italiano che ancora una volta lo coinvolgerà. E io questa sera, e solo questa sera, vi metto nella possibilità di avvicinarvi a questo grande artista con dipinti ad olio, a smalto, originali, naturalmente pezzi unici, già archiviati con archivio di possesso, abbiamo già gli archivi presenti, quindi l'opera ve la porto con tutti i documenti necessari, esattamente al prezzo di un pittorino uscito ora, non so, da un'accademia o di un artista sponsorizzato, ci sono anche quelli, va bene, che fanno delle cose carine, belle, potenti. Chiaro? Voi potete chiamare questo numero 02 255 68020 oppure un messaggio al numero di WhatsApp che è qua sopra, che è il 366 eh, 7121 730 e dire Alessandro portami a casa uno di questi quadri, non per comprarlo perché non si compra niente in televisione, ma per vederlo dal vivo e capire se vi trasmette quello che vi sto raccontando questa sera. A un prezzo talmente piccolo, talmente piccolo, talmente basso, che è l'invito al collezionismo più bello, più sano e autentico che Alessandro Orlando possa rivolgere, almeno ad undici di voi. Perché le opere sono solo undici e non ne ho altre due o tre magari averle. Quindi questo è decisamente per quanto mi riguarda il più bel regalo che possa fare io, Alessandro Orlando. Personalmente, almeno a meno 11 di voi, consentendovi di avvicinarvi a questi quadri a un prezzo così piccolo, nonostante la forza, l'importanza e la bellezza di questi dipinti. Questa è, è la scelta che ho fatto questa sera, una scelta coraggiosa e anche priva di senso, perché su questo artista stanno puntando in molti. Invece, io vi offro questi quadri a un prezzo talmente piccolo che creerà quel famoso problema che ho pensato e ormai ho maturato in questi anni, perché c'è tanta gente, ne ho le prove, che se non spende assai, non so quanto hai speso per quadro, ho speso 30.000 euro, 30... ah oh, beh allora, allora è un quadro importante, è un artista importante, 30.000 euro, 35... però c'è gente che se non spende assai non pensa di aver comprato un gran quadro, un grande artista ed è lì che con questo pensiero che vi hanno rubato un sacco di soldi, quando in realtà gli artisti come questi, che continuano a lavorare e continuano ad avere un grande successo, perché sono veramente straordinariamente talentuosi, sono artisti che non hanno questa, questa mania e questa, questa voracità, questa, questa, questa idea della, di, di speculare e di soprattutto rubare i soldi alla gente, i veri artisti non rubano. Chiaro, uno di voi questa sera, prima che mi chiama, potrà scegliere una di queste opere a un prezzo così piccolo, e ve lo dice un uomo che ha molto rispetto del denaro, e conosce la fatica per guadagnarselo perché questa è l'educazione che mi hanno dato i miei genitori. Con un invito un invito soprattutto a coloro di voi, a coloro di voi che mi dicono, Alessandro, io compro solo antico, io compro solo dipinti antichi. Beh, voi ogni giorno, quando presentiamo gli antichi, siete meravigliosamente voraci di, di pittura antica. E questo mi fa molto piacere. Sì? Ops, ottimo. Adesso ve lo faccio rivedere. Gli stavo dicendo, la cosa eccezionale è proprio questa, cioè quella di riuscire ad avvicinarsi a un quadro importante di un artista importante a un prezzo così interessante. Questo è quello che era il mio lavoro quotidiano, quello di darvi il meglio alle migliori condizioni. Non posso riuscirci sempre questa sera, direi proprio di sì. Vuoi fare un fermo d'immagine? Sì? Molto bene. Allora a voi amici, questo è il vostro momento, adesso non dovete né acquistare né pagare né comprare niente, ma soltanto dirmi quali tra questi quadri volete rivedere. Prego. Vi rivediamo per l'ultima volta, ma in tale che possiate scegliere il quadro che vi piace tra questi. Quindi adesso, ripeto, dovete soltanto dirmi quali tra questi dipinti volete provare nella vostra casa e sentirne la forza, l'energia, perché questi ne hanno davvero tanta. A cominciare dal grande dipinto, il numero uno, questo Waterfalls. Quadro eccezionale. I colori sono qualcosa di incredibile. E questa è la forza di questo artista. E poi, e poi, il numero due, di misura più contenuta, ma notate come, anche se l'opera è più piccola rispetto alle altre, conservi intatta la forza e l'energia di questo artista. E poi il numero tre. Meraviglioso. Il suo i giardini. Il numero quattro. E il numero 5, ancora un dipinto di misura contenuta, dove si conserva intatta la forza unica di Capitani. <coughs> e poi il numero 6. Questo è il dipinto più piccolo, mi sembra, il più piccolo di tutta la collezione. E il numero 7. Oh mio Dio, che cos'è questo? Impossible Landscape, un paesaggio meraviglioso. E il numero 8. Dal ciclo delle attraction, delle attrazioni. Guarda che forza, puoi entrare un attimo al centro del quadro. Guarda qua, spettacolare. E il numero 9, The Big Flowers, il grande fiore. E il numero 10 è esattamente come se avesse voluto dipingere le ali di una farfalla è tutto così, così morbido così sinuoso il colore guardate sembra quasi acquerello eh? o pastello invece è olio Incredibile, splendido. E l'ultimo, il numero 11. Eccolo qua. Altro pezzo favoloso. Allora, amici, come sempre vi dico, non si compra niente in televisione. Questa è la Galleria Orlando. Io sono Alessandro Orlando e questa sera offro a 11 di voi la possibilità di avvicinarsi a uno di questi quadri o più di uno per poterli rivedere con più calma, con più attenzione, senza spendere un centesimo di euro. Puoi chiamare questo numero, lo 02-255-68020, e chiedere la visione del quadro, senza spendere un euro, ripeto, oppure un messaggio al numero di WhatsApp che è qua sopra, che è il 366-7121730. E puoi chiamare e dire Alessandro voglio provare a vedere questo, questo o quest'altro. Ditemi quale vi piace, o meglio, quale vi ha colpito tra questi. Il numero? Il Il numero e eh, eh, quelli di misura più piccola, secondo adesso le andremo a rivedere. Non vedo e non... vedo te appena... Grazie. Ringrazio la gentile signora, che... o signore, che voleva rivedere le opere di misura più contenute. E sono lo splendido dipinto numero due. Quando, poi mi direte, eh? voi sapete che potete scegliere qualunque dipinto vederlo gratuitamente a casa vostra e poi decidere se acquistare o non acquistare i pagamenti, poi sapete che decidete voi, ma la cosa alla quale tengo tanto è quando vedrete il quadro dal vivo, io sono più che sicuro che vi avvicinerete e cercherete di capire come questo artista sia riuscito a dipingere. È la forza incredibile e straordinaria di questo artista che lo fa vincere. Questa è l'opera numero due e l'opera numero tre, più piccola ma con la stessa forza di questo crogiuolo di idee e di energia. Guardate come tutto lentamente si scioglie in questo crogiuolo. Bellissimo, bellissimo. E poi... L'altro dipinto di misura più contenuta è il magnifico dipinto numero 5, dove si assiste a questo colore davvero pazzesco. Il colore è vita, non ci dimentichiamo, e questa è la pittura del grande e magnifico Capitanio. Tra meno di un mese in mostra alla sessantesima biennale di Venezia. E il numero 6, che è il dipinto più piccolo di tutti. Ma dove si osserva questo momento di luce? Dal ciclo delle opere dei Klaus. Pensate che cosa davvero che uno può pensare davvero di incredibile, ma non dovete dimenticare che questa è la mia galleria, e questa è la Galleria Orlando. E io posso fare quello che voglio, perché questa è la mia casa. Ma solo un pazzo come me offre dipinti ad olio a smalto di un artista vincente come questo a meno di 1000 euro. A meno di 1000 euro oggi non compro nemmeno una litografia o una serigrafia multipla di un artista non so impegnato in cosa. Invece questo è uno degli artisti italiani più vincenti e in continua ascesa di mercato. E questa sera ti puoi avvicinare a lui, ma c'è sempre quel rischio che dicevo prima, eh? Eh, di coloro che dicono: Orlando, no, ma se pago poco, se pago poco vuol dire che forse non è importante, non è così, non è così. Chiaro? Avete, queste le opere di misura più contenuta e eh, le facciamo rivedere per l'ultima volta e poi basta, come sempre. Adesso non dovete né acquistare né pagare né comprare né dare acconti, ma soltanto dirmi quali tra questi dipinti volete provare a vedere a casa vostra quando avete tempo e voglia nella vostra parete e poi dire: Sì, Orlando, ok, mi piace, mi affascina, mi, mi convince, oppure no, Orlando? E sarà per la prossima occasione. Vediamo per l'ultima volta e poi basta. Eccolo qua: The Waterfalls, le cascate. Il grandioso dipinto numero uno. Chi riesce a dipingere così? Poi il numero due. Il numero 3. Sono eccezionali, veramente la forza incredibile di questo artista. E il magico, lasciatemelo definire tale: Il magico giardino, è il numero 4. The Magic Garden. Per arrivare poi al numero 5, ancora. L'opera di misura più contenuta. che è. Il numero 6. E poi il numero 7. Oh, mamma mia, mamma mia. Che cosa eccezionale lui. E cosa dire? La ciclo delle attraction, delle attrazioni, il numero 8. E poi... Il numero 9. The Big Flowers, il grande fiore. E il numero 10, ancora una volta un dipinto eccezionale tratto dall'Impossible Landscape, per arrivare al magnifico numero 11, che è l'ultimo dipinto. Bene, basta così. Signore e signori, ditemi quali tra questi dipinti volete rivedere, e vedere non costa niente, quindi soltanto dirmi quali tra queste opere volete provare ad ambientare nella vostra casa e poter convivere con loro. Guarda che quadro è questo, incredibile. Davvero meraviglioso. Quante volte può capitare nella vostra vita di avvicinarvi a un artista internazionale di successo come lui e pagarlo così poco? Impossibile. Stasera accade, non per tutti voi, voi siete meravigliosamente tanti, ma per almeno undici di voi ciò accade. E ditemi semplicemente quali tra questi quadri vi piace. Nient'altro sono affascinato da questo artista, ma non solo io, i grandi critici, gli storici che apprezzano quello che è l'importanza di avere una tecnica superiore, esattamente come lui ha e pochi altri. Tra questi quadri c'è quello che un po' vi somiglia e quello che dovete scegliere. Starei delle ore a osservare. Il movimento dell'acqua, degli oceani, di, di questi arcipelaghi, isole, penisole. È davvero incredibile lui, è bellissimo. Ovviamente essendo un artista di fama internazionale le opere viaggiano con un archivio di possesso perché questo artista è un artista le cui opere sono veramente poche in circolazione e non è certo semplice poterle avere, poi soprattutto con il clamore suscitato dalla recente notizia della... Sua importante partecipazione alla prossima Biennale veneziana. Quindi, e con questo poi con l'aumento dei prezzi in maniera sostanziale. Ma ripeto, era queste 11 opere le metto a vostra disposizione per 11 di voi che vogliono provare a sentirne la forza, e l'unico modo è vederle. Senza impegno all'acquisto a casa vostra o da noi. E solo allora deciderete, ma vi posso assicurare, quando entra in casa un quadro di questo artista, tutta la casa ne vive e si riempie di questa forza e di questo colore davvero unico. Glielo faccio rivedere subito e poi basta, chiudiamo questo argomento, perché non ho nessuna fretta di disperdere questi quadri. Abbiamo tanti quadri di cui parlare. Questo veramente è una delle mie opere preferite. Mi piace moltissimo per come lo ha dipinto. Come sapete, lui dipinge ad olio a smalto. Ed è straordinario quello che è riuscito a creare con questo vibrato della pittura che non si sa veramente. Cioè, quando tu non capisci quando come un artista riesce a dipingere un quadro, vuol dire che l'artista è grande. meraviglioso, veramente bello. Questo è il numero 10. E il magnifico numero 11. Siete ancora in tempo a dirmi, Alessandro, voglio rivederlo. Mi resta solo da dirmi quali tra questi. Non riuscirete a passarci davanti velocemente. Rimarrete rapiti dalla forza di questi quadri e cercherete di capire quanti colori ha usato la tavolozza dei colori di questo artista. Infinita, infinita. <ride> Direi. Ogni qualvolta un colore ne incontra un altro, ne crea un altro ancora. Ed è questa la magia di Capitani far nascere colori impossibili. Guarda qua, Alessio, puoi venire qua a vedere che cosa meravigliosa. Guarda, guarda. È splendida, è veramente incredibile la forza. bellissimo È veramente energia allo stato puro. Confermato il numero 5. Grazie e complimenti. Grazie per il numero 5. Non aspettate di non vederne più, no? poi Voi siete un pubblico, ormai vi conosco, che ci pensa e che... Ma voi dovete pensare quando state per pagare qualcosa. A prenotare un'opera in Galleria Orlando è come prenotare un tavolo al ristorante. Cambi idea, disdici la prenotazione. Non hai perso nulla. Ma la cosa importante e capire davvero l'eccezionalità di questa serata, perché Alessandro Orlando stasera vi mette a disposizione, ne avete ancora dieci su cui scegliere, dieci dipinti ad olio a smalto di questo artista italiano vincente, che continua a vincere ogni giorno di più, a un prezzo talmente piccolo che è così piccolo il prezzo che vi chiedo che potrebbe disturbare da quanto è piccolo. È evidente perché, ho già detto, purtroppo c'è tanta gente che se non spende tanto, se non spende assai, non pensa di aver preso un grande artista. Quando poi vi accorgerete del clamore che invece suscita questo artista a livello mondiale, allora cambierete idea. Ma quella sera Orlando mi aveva offerto un dipinto di questo artista a un prezzo così interessante e questa sera... Avete ancora la possibilità di sceglierlo. Basta così. Vediamo per l'ultima volta e poi basta, cambiamo argomento. Rivediamo a ritroso adesso dal numero 11. Questo è il magnifico momento in cui lui ci racconta queste attrazioni di colore. Pensa che gioia mettere in casa un quadro così. Ed è l'opera numero 11. Per passare poi... All'opera numero 10. E questa mi fa impazzire, questo quadro mi fa impazzire, giuro. È veramente meraviglioso. E poi questo Big Flowers, questo grande fiore. E dal ciclo delle attrazioni un quadro davvero straordinario come il numero 8. E poi il numero 7, da Impossible Landscape, un paesaggio impossibile. E un piccolo quadro, il numero 6, è il quadro più piccolo della collezione, ma con la stessa forza, dal ciclo delle attraction. E poi, e poi, il giardino magico, il numero 4 di Magic Garden. Il numero tre, ancora un dipinto di Fabio Capitano di misura contenuta. E poi, guarda che spettacolo, è bellissimo questo. Il numero due. E il numero uno. Dal ciclo dei waterfalls, una grande cascata immensa di... Acqua, vento, pioggia, terra. Cosa eccezionale. Questi sono i quadri che ancora oggi mi danno delle emozioni. Dopo tanti anni che faccio questo mestiere, nato e cresciuto in mezzo ai dipinti, e quanti artisti conosco e continuo a vedere, è chiaro che sono davvero pochi gli artisti che ancora oggi mi danno forti e importanti emozioni. E questa sera. Dedico questi quadri a voi, a chi vuole che un quadro sia qualcosa in più di un quadro, ma che comunichi qualcosa. Ecco, questa sera avete un grande italiano che è saputo, si è saputo imporre a livello internazionale, davvero con grande veemenza. Bene, a voi amici, ditemi ora quali tra questi quadri, prego, volete rivedere e sapete come fare, quindi lo ripeto ancora: un colpo di telefono allo 02. 255 68020 oppure un messaggio al numero di whatsapp che è qua sopra, che è il 366 7121 730. Uh, tu puoi chiamare solo per rivederlo di questi quadri, non per comprarlo, e sei tu a decidere quando e dove. E ricordo che se deciderete di acquistarlo, nonostante il prezzo così piccolo che ho deciso di farvi per questi dipinti, sarete voi a decidere come pagare, quando pagare, in che modo pagare, divertitevi. Anzi, vi consiglio, anche se volete pagarli subito questi vani, non fatelo. Uh, pagateli nel tempo, perché vi accorgerete ogni giorno che passa di quanto acquista valore l'opera che vi sto offrendo questa sera. Dovete solo dirmi quale tra questi quadri vi piace, nient'altro. Ho capito quanto fosse importante lavorare intensamente a quello che è la cura del cliente, cosa che per me è fondamentale. Poi da quando c'è stata questa incredibile e straordinaria Orlando Revolution, una rivoluzione pesante, eh, faticosa, ma che ha portato decisamente i frutti su quello che ho capito, perché poi non è che puoi capire sempre tutto subito, no? ci sono delle cose che eh, solo vivendole le capisci di prima, prima persona. E quello che ho capito innanzitutto è proprio quello che è fondamentale nel curare voi, curarvi dal punto di vista di attenzione, di, di qualunque cosa possiate eh, avere bisogno e necessità legato all'opera d'arte, perché eh, com come sappiamo benissimo le opere d'arte ci riempiono la vita ed è qualcosa di straordinario come, come davvero ci fanno vivere meglio, io l'ho sempre detto, beh io sono di parte, direte voi, no, non è vero, eh, sì certo io sono di parte, ma è una, una mia condizione proprio unica quella di convivere con le opere d'arte, sempre quando entro in casa... Entro in casa e vedo i miei quadri, mi, mi illuminano, mi, mi danno, mi parlano anche talvolta. Ma va bene così, è giusto che sia così. Poi c'è chi invece arreda la casa pensando a intonare il quadro con il colore del cuscino. Vabbè, però io rispetto tutti, per carità. Oppure c'è chi invece guarda troppa televisione e guarda solo televisione, allora si fa magari ammaliare da qualche televenditore che ovviamente cerca di venderti. Chissà quale castello inventato, arrampicato, chissà dove, come ho già spiegato. L'unico modo per salvarsi dalla televisione, perché la televisione io la conosco molto bene, tra poco festeggerò i miei 38 anni di, di diretta di e Chissà ogni sera con voi abbiamo sempre fatto tardi insieme: eh? d'estate, d'inverno, di notte, mentre tanti di voi che mi incontrano e mi dicono Orlando, io mi sono laureato studiando mentre ascoltavo te. <ride> Oppure dice Orlando, guarda, come mi fai addormentare tu, non mi addor e questo non è carino, però, non è, non è gentile, però ci sono, con la tua voce... La tua voce è così calda che mi fa addormentare bene, insomma sono un po' soporifero, diciamo, vabbè, accetto anche questo. L'importante è dare a voi ogni sera qualcosa di meraviglioso e soprattutto costruire ogni sera un set importante. Importante come stasera, credo non mai, visto l'ultima notizia, l'ultimo comunicato stampa di ieri l'altro, in cui si accennava alla partecipazione straordinaria di lui. Alla sessantesima biennale di Venezia. Un momento straordinario di quello che aspettiamo tutti noi. Ovviamente eh, la Galleria Orlando sarà presente a questo evento, non possiamo mancare, lo aspettiamo da due anni e ogni biennale siamo sempre stati presenti. Con la famosissima Orlando Art Cruise. Quest'anno eh, faremo qualcosa in più perché saremo presenti proprio in pianta stabile, in biennale, per far sì che possiamo documentare a voi quelli che sono i grandi eventi, per chi non lo sapesse la Biennale di Venezia è l'evento legato all'arte moderna e contemporanea eh, tra le più straordinarie tra le più importanti italiane in tutto il mondo, ci sono in Italia sapete ci sono tante fiere d'arte moderna, eh, ogni città italiana fa la sua fiera d'arte moderna o quasi tutte ma la Biennale di Venezia è l'evento più atteso e lui ci sarà Ecco perché questa sera abbiamo tirato fuori dai Cabò delle Gallerie Orlando qualcosa di molto prezioso. Molto prezioso perché parliamo di un artista per il quale non ha assolutamente senso in questo periodo, in questi giorni, proporlo. Perché questi sono quali da tenere via, da tenere da parte, visto questo grande clamore da sempre suscitato. Ho raccontato la storia di lui eh, in altre occasioni, se vi ricordate bene. Eh, beh esattamente otto anni fa 2, 4, 6, 8, sì. Eh, quindi parliamo della 55esima biennale. 10 anni fa, mamma mia! 55 biennale di Venezia, adesso è la sessantesima, eh, in cui per la prima volta questo giovane artista, all'epoca aveva 40 anni, quindi un ragazzino per chi non lo sapesse. Eh, un artista a 40 anni è appena nato, è un bambino, ancora sentiva agiti, no? Bene, ma la cosa straordinaria è che questo artista all'età di 40 anni è riuscito ad attrarre l'attenzione mondiale alla Biennale di Venezia grazie all'amore e all'innamoramento straordinario di uno dei più controversi e incredibili artisti a livello mondiale che si chiama Mark Quinn. Mark Quinn è l'artista che si innamora di questo giovane artista italiano e vede alcune opere esposte alla 55 Biennale di Venezia, dove noi eravamo presenti e decide di portarsi con sé questo artista, lo porta con sé e lo porta a Londra, ma qui vive a Londra, lo porta a Londra e da lì cerca di capire, un po' come tutti gli artisti che vogliono arrivare, carpire e capire, tutti gli artisti importanti che oggi costano cifre importanti, hanno tutti attinto da qualcuno, ce n'è solo uno che non ha attinto da nessuno. Si chiama Pablo Picasso. Per il resto, Pablo Picasso è l'uomo che sicuramente ha inventato tutto quello che c'era da inventare in pittura, ma solo lui. Per il resto, tutti gli artisti hanno sempre attinto da tutti, ma tutti proprio, ve lo posso assicurare. Eh? Infatti, più di una volta vi ho detto. Non andate mai a vedere una mostra di Picasso, non fatelo, perché se lo fate comincerete a mettere in dubbio un po' il talento di molti artisti che vi piacciono. Oppure non aprite mai un libro di Picasso, perché se lo fate vi accorgerete di quanti artisti hanno attinto o, tra virgolette, copiato Picasso. Allora chi è l'artista che vince? L'artista che vince è colui che parla e che comunica qualcosa di meravigliosamente diverso da altri e che tecnicamente è diverso da altri ed è inimitabile. Ecco perché Mark Quinn si innamora di questo artista. Parliamo del grande, immenso Fabio Capitanio, artista italiano, ormai di livello più che internazionale, e che quando uh, due giorni fa è arrivata questa... Uh, un fisso stampa della, dello studio di Capitano a Londra, perché adesso vive a Londra da molti anni, e in cui c'era la partecipazione straordinaria in Biennale a Venezia, abbiamo capito quanto fosse importante da livello commerciale sicuramente tenerli da parte e aspettare la conclusione. Della, sapete che la Biennale dura sei mesi fino a novembre, eh, da, da adesso da fino a ad aprile fino a, a novembre, e eh, tenerli da parte e aspettare. L'esito della Biennale. E questo è evidente, no? Perché poi i quadri che oggi già si vendono a prezzi importanti, eh, poi eh, dopo la Biennale chiaramente costano dieci volte di più perché la risonanza è mondiale. Ma allora veniamo a noi. È importante capire perché un genio come Mark Quinn, questo artista i cui dipinti valgono milioni, decine di milioni, no valgono, si vendono a decine di milioni di dollari o di euro, si innamora di questo artista. Beh, io penso. Nella vostra, nel vostro girovagare nei canali televisivi, guardando televendite, guardando altre persone, vi sarà capitato sicuramente di vedere un presentatore televisivo o televenditore, perché sono due razze diverse, io le conosco entrambi perché nella mia vita ho fatto anche questo: ho fatto il televenditore quando, quando lavoravo per altri, e poi invece da quando mi sono messo in proprio ed esco col nome della mia famiglia. Basta, eh? facciamo presentiamo le opere d'arte. Questo è quello che avevo uh, deciso di fare, cioè fare quello che mio padre Angelo Orlando mi ha insegnato, cioè quello di fare il gallerista. Era importante. E allora perché non fare anche un po' di televisione, visto che la facevo da anni e quindi ho deciso di fare anche un po' di televisione perché mi piace. Mi piace stare con voi e tutte le sere perché vi sento anche se non vi vedo. Ma la cosa eccezionale di questo artista è proprio questa: quella di riuscire a creare un qualcosa di magnifico a livello visivo, a livello cromatico, con una tecnica tutta sua personale. Perché, ripeto, non vi sare, sicuramente non vi è stato difficile. Eh, facendo zapping vedere un presentatore televisivo ce ne sono pochi e eh, un televintore, quelli ce ne sono molti, che invece presentava dei quadri un po' strani, no? dei quadri con dei colori, eh, dei colori um, accesi, eh, qualcosa, dei colori buttati su una tela, ma eh, ci sono migliaia, migliaia o centinaia di migliaia di artisti che non sanno dipingere e, e di conseguenza cosa fanno? buttono un po' di colore su una tela perché la gente piace l'astratto, perché fa, fa, fa giusto avere un quadro astratto in casa, perché ti fa persona intelligente e quando entra la gente in casa dice, oh, ma che quadro meraviglioso, cosa rappresenta? E tu sei lì e dici, ah, non lo so cosa rappresenta, però mi piace perché ha questi, queste cose che ti hanno detto che è importante, un giorno costerà miliardi e tante storie. Invece, cos'è che vince? Vince la verità di un artista. C'è il motivo per il quale questo grande nome che è Fabio Capitanio vince e continua a vincere e vincerà ancora di più tra pochi giorni quando si inaugura la sessantesima Biennale di Venezia, quale sarà il fatto che questo artista rappresenta l'Italia come l'artista informale e astratto più convincente, perché l'artista che vince è quello che convince, chiaro? E questo è fondamentale. Cioè, quando tu vedi un quadro, dici, bello questo quadro, ma quanta gente poi mi dice, guarda Orlando, io queste cose non le capisco. Mi spiace, io amo i cavalli, amo i cavalieri, amo le Venezie, amo le Madonne con bambino, amo la pittura classica e figurativa. E queste cose io non le capisco Orlando, ma cosa vuol dire? Cos'è questi colori buttati così? Avete ragione. Avete ragione perché? Il 90% della pittura che tu vedi in televisione, dove vedi tutto questo colore, sono fatte da artisti molto, molto furbi che ovviamente buttano colore su una tela perché questo piace. Ma allora qual è la differenza? Ah, la differenza qual è? Esattamente come quella di quando entravano. Ricordo sempre questa cosa perché io ero presente, ero piccolino, ma ero. Accanto a papà, seduto alla sua scrivania, e regolarmente entrava il papà, la mamma e il figlioletto. E regolarmente, sottovoce, il papà diceva al figlioletto: Amore, questo lo sai fare anche tu. Mio padre si alzava imperioso e diceva: No, non è così. Questa è maleducazione. Perché suo figlio può buttare qualche colore sulla tela, come fanno questi artisti di cui abbiamo parlato poc'anzi, ma non può arrivare a una sintesi come questa. Perché non può farlo? Perché tecnicamente Fabio Capitanio è superiore. E adesso cercheremo di capire perché. Soltanto vedendo da vicino ti puoi accorgere di quello che è il contrasto del colore quando entra sotto traccia a un altro e crea altri colori per la fusione dello stesso. Ma quello che è straordinario in Fabio Capitanio è che quello che vedete è pittura. Ah, avete capito bene, amici? No, no, non c'è computer, macchina fotografica, stampa digitale. No, 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 no. Questa è pittura. L'opera è dipinta è questo che ha fatto innamorare di lui Mark Queen, questo artista controverso artista maledetto inglese, delle, delle cifre milionarie perché voleva capire come riusciva a dipingere questo giovane artista italiano, questo accadeva dieci anni fa, ovviamente nel frattempo i prezzi di Capitano sono andati alle stelle molto alti, non solo in Inghilterra ma ovviamente anche oltreoceano e eh, la mia grande fortuna qual è stata? Ovviamente quella di avere una famiglia di grandi mercanti d'arte che mi ha portato fin da piccolino a conoscere persone che hanno gallerie non solo in Italia ma in Europa, quindi in Inghilterra, in Francia e le amicizie contano molto. Perché quando mi dissero all'epoca, Alessandro, vuoi qualche opera di questo artista che sta facendo dei grandi numeri e ancora non era successo l'evento? ...della 55esima biennale di Venezia... ...le disse sì, sì, va bene, li voglio... ...e gli ebbi ovviamente a un prezzo molto molto interessante... ...e poi messi da parte... ...quello che sta accadendo adesso intorno alla pittura... ...e al nome di questo artista... ...è ovviamente questo interesse continuo e crescente... ...guardate che cosa è qua, no? ...ma la cosa poi più attraente... ...è quello che raccontano questi quadri... ...abbiamo detto poc'anzi... Che molti di voi sono un po' spaventati dalla pittura astratta e informale, perché ovviamente dice: Ma Orlando, ma che cos'è questo? Ma cosa rappresenta? Oh, ma cos'è questi colori buttati così, eccetera. Invece il segreto del successo di Fabio Capitanio è che chi conosce questo artista e chi ambisce a collezionarlo sa benissimo che ognuno di questi quadri racconta una sola cosa e racconta sempre la stessa cosa. Che cosa racconta Fabio Capitanio in ognuno di questi quadri? Racconta la vita. La vita scaturita da che cosa? Da quel famoso Big Bang che viene e si realizza con l'incontro delle forze della natura. Quello che tu vedi nei suoi quadri è l'incontro del vento, della pioggia, dell'acqua, del fuoco in un unico crogiuolo dove tutto si unisce e da quel crogiuolo nasce la vita. Quindi è molto più semplice capire la pittura di Capitaneo perché tutto quello che lui racconta è questo: un giorno uno dei più grandi. Filosofi e critici di storia dell'arte, che ha scritto anche un libro, tra l'altro, su lui, scrisse: eh, intervistò Capitanio e disse, Maestro, ma questi colori non sono presenti in natura? In natura questi colori non sono così forti? E lui rispose: No, non è così. È perché noi non abbiamo mai il tempo di osservare la natura. Quanto tempo è che non vi togliete le scarpe, i calzini e camminate a piedi nudi? Sull'erba e osservate la natura, i colori dei petali dei fiori. Chi ha tempo di farlo? Chi ha tempo di osservare i colori del mare, i colori della natura in genere? Perché la natura ha questi colori. E allora, secondo Capitanio, secondo Fabio Capitanio, quello che è il mistero della vita è racchiuso in quello che le forze della natura si uniscono e danno origine ad essa. ora è praticamente impossibile. Nel momento in cui sempre più artisti hanno meno voglia di dipingere e sono più orientati sulla tecnologia, fotografia, stampa, computer, lui invece dipinge. E allora, credo che guardate qua, Osserva scusate le spalle, Fabio Capitanio comincia con una pennellata greve, forte, potente. Che lentamente poi si scioglie nel colore, fino ad arrivare, vedete, guardate qua. È incredibile, è incredibile. Eh? Ebbene, tutto converge, vedete, al centro, per questo crogiolo di forze della natura. Ci sono. Nei momenti in cui le, le opere di Fabio Capitano sono intitolate in lingua inglese perché lui vive da anni ormai in Inghilterra e il mercato è internazionale, ma di facile traduzione. Eh, uno dei, dei momenti più straordinari nella pittura di Fabio Capitano sono i suoi magnifici waterfalls, cioè le cascate d'acqua. Queste waterfalls in realtà poi non è soltanto una cascata d'acqua, ma una cascata continua di, di forze della natura e queste onde incredibili che si inerpicano. Ma quello che è affascinante è quello che in televisione, per quanto il cameraman sia molto bravo e le telecamere siano di ultima generazione, non potete percepire. E cioè quello che è straordinario, grazie Alessio, se ti puoi avvicinare, è quello che il colore crea, che chiaramente non è una cosa studiata dall'artista, perché il colore è vivo e quando entra sotto traccia all'altro crea queste creste di colore che sono qualcosa di strepitoso. Se possiamo seguirle, grazie, vedete? Guardate qua. Incredibile, incredibile. Li rivediamo per l'ultima volta, ma in tale che possiate scegliere il quadro che vi piace tra questi. Quindi adesso, ripeto, dovete soltanto dirmi quali tra questi dipinti vorrete provare nella vostra casa e sentirne la forza, l'energia, perché questi ne hanno davvero tanta. A cominciare dal grande dipinto, il numero uno, questo Waterfalls. Quadro eccezionale. I colori sono qualcosa di incredibile. E questa è la forza di questo artista. E poi, e poi, il numero due, di misura più contenuta, ma notate come, anche se l'opera è più piccola rispetto alle altre, conservi intatta la forza e l'energia di questo artista. E poi il numero tre. Meraviglioso. Il suo i certini. Il numero 4. E il numero 5, ancora un dipinto di misura contenuta, dove si conserva intatta la forza unica di Capitani. E poi il numero 6. Questo è il dipinto più piccolo, mi sa, il più piccolo di tutta la collezione. E il numero 7. Oh mio Dio, che cos'è questo? Impossible Landscape, un paesaggio meraviglioso. E il numero 8. Dal ciclo delle attraction, delle attrazioni. Guarda che forza, puoi entrare un attimo al centro del quadro. Guarda qua, spettacolare. E il numero 9, The Big Flowers, il grande fiore. E il numero 10. È esattamente come se avesse voluto dipingere le ali di una farfalla. È tutto così, così morbido, così sinuoso il colore, guardate. Sembra quasi acquerello, eh? O pastello, invece è olio. Incredibile, splendido. E l'ultimo, il numero 11. Eccolo qua. Altro pezzo favoloso. Allora, amici... Come sempre vi dico, non si compra niente in televisione. Questa è la Galleria Orlando. Io sono Alessandro Orlando e questa sera offro a 11 di voi la possibilità di avvicinarsi a uno di questi quadri o più di uno per poterli rivedere con più calma, con più attenzione, senza spendere un centesimo di euro. Puoi chiamare questo numero, lo 02-255-68020 e chiedere la visione del quadro, senza spendere un euro, ripeto, oppure un messaggio al numero di WhatsApp che è qua sopra, che è il 366-7121-730. E puoi chiamare e dire, Alessandro, voglio provare a vedere questo, questo o quest'altro. Ditemi quale vi piace, o meglio, quale vi ha colpito tra questi. Il numero... Il, pic il numero è, 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 è quello di misura più piccola. Secondo adesso solo andremo a vedere. a Maybe then they'll listen What you have to say, they're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children to jump the very best they can.